Allora, buongiorno a tutti, benvenuti al quarto evento legato al laboratorio dal basso, agroecologia, sostenibilità in agricoltura. Quest'oggi parleremo di cooperative eoliche e per questo seminario abbiamo con noi Paul Gaip e Francesco Paraggio. Passerò a loro la parola fra qualche minuto, voglio giusto farvi qualche comunicazione tecnica. Per chi ha seguito gli altri laboratori sa bene come funziona, per chi non c'è stato, adesso passerà questo foglio tra voi, è un registro delle presenze e anche una, come si chiama? Un'informativa sulla privacy per i diritti sullo streaming. Vi chiedo di inserire la vostra email e di firmarlo. E inoltre prenderemo le vostre email da questo foglio per inviare il materiale legato a questo seminario, quindi vi prego di scrivere in modo chiaro perché poi comunque le utilizzeremo. Come vedete, quest'oggi abbiamo cambiato location, siamo in una realtà produttiva legata al nostro territorio, che è l'oleificio sociale. Purtroppo il presidente è andato via in questo momento, quindi magari più tardi se vorrà fare un saluto. E, niente, credo di... Ah, no, c'è un'altra cosa che volevo dirvi. Per quanto riguarda i servizi, il bagno Ah, è da very questa good. parte. Oltre questo muro dovete andare in fondo a sinistra, mettiamo una freccia in fondo per indicarvelo. Per il resto credo di aver detto tutto, nient'altro. Posso passare la parola ai relatori, grazie per essere qui, possiamo cominciare. Okay, I'm up. Okay. Get this for her. Yeah. See. Buongiorno, mi chiamo Paul. No, that's for you. I'm all wired up. No, ma io faccio tra 5-10 minuti. Sì, però comunque We will go as fast as we can. I have lots of material to show you today, and we'll see how much we get through. But the purpose of today is to talk about wind energy and how wind energy can be used for communities like the communities here in Puglia. Buongiorno a tutti, io sono Paul Gaip e oggi avremo molto materiale di cui parlare e da mostrarvi. Il seminario di oggi è sull'energia eolica e su come le comunità possono beneficiare dell'energia eolica, soprattutto qui in Puglia, in questa regione. So I'm just going to talk now, right? Yeah. Okay. So I want to thank Patrizia and Francesco and all the people who have made this program possible, including Silvia, our interpreter. Vorrei ringraziare Patrizia, l'organizzatrice di questo seminario, e Silvia, l'interprete. So, the electricity rebellion, I'm trying to encourage people to participate in the electricity revolution, electricity rebellion, and the theme of this is that wind energy is a local resource, it is our resource, and we want to make money from it. Quello che io voglio incoraggiare è quindi l'utilizzo dell'energia eolica, è proprio incoraggiare una ribellione, una rivoluzione per cui si possa utilizzare questo tipo di energia che è a basso costo, ma può dare alti profitti. We want renewable energy. We can do it ourselves. We bring our own money, our own risk capital to invest in our region here in Puglia, and we accept the change in the landscape that results. Noi vogliamo l'energia rinnovabile, essere una fonte di energia qui in Puglia e possiamo farlo da soli e questo può dare un grande profitto qui in questa regione, in Puglia. So where are we now in renewable energy and where are we going? Quindi dove siamo adesso, a che punto siamo e dove stiamo andando? So my theme, those of you who may know of my work, is that renewable energy has come of age as a commercial generating technology.
Quello che io penso è che l'energia eolica è una tecnologia proprio di produzione proprio a livello economico, quindi un qualcosa che produce un denaro. Whether we are talking about the fortified hilltop villages in the Apennines of Italia, sia che parliamo degli impianti sui tetti, per esempio, sulle colline degli Appennini in Italia, to the far ends of the earth, literally to Finisterre in Galicia, in the far northwest corner of España and Spain, wind energy has come of age as a commercial generating technology. Fino ad arrivare proprio alla fine dell'Europa, per esempio a Finisterre, in Galicia, in Spagna, dove ci sono degli impianti di energia eolica. But not just wind energy, but also in other forms of renewable energy, such as biogas here in Denmark. Ci sono anche altre forme di energie rinnovabili, come per esempio il gas, il biogas, il gas biologico in Danimarca. And in solar energy, which you see a lot of in the landscape here in Puglia, but of course you see throughout Germany. Ma anche parliamo anche dell'energia solare, di cui si vede tanto qui nei campi della Puglia, ma se ne vede tanto anche in Germania. Wind energy has been growing at an exponential rate worldwide for many years. L'energia eolica è cresciuta a livello esponenziale in tutta Europa e nel mondo negli ultimi anni. Currently about 40% of all the wind energy in the world is in Europe and only 23% is in North America, United States and Canada. C'è un'alta percentuale di questa energia in Europa e il resto in America del Nord, in Canada. Worldwide wind energy development now represents $125 billion, of which about half of that is project development and a half of that is about the sales of electricity, and that's the important part for you to know. Half of that is the sale of electricity for profit. Allora ci sono 125 miliardi di energia eolica prodotta. La metà di questa è, diventa energia elettrica che si vende, e questo è molto importante. There is over 100,000 megawatts of wind energy here in Europe, as well as about 60,000 megawatts of wind energy in North America, and over 100,000 megawatts of wind energy in Asia, most of that's in China. Allora, ci sono circa 100.000 megawatt in America, 63.000 in Nord Europa e 101.000 in Asia, in Australia. Most of the world's leading markets are China, the United States, Germany, Spain and India. I più grandi mercati sono la Cina, l'America, la Germania, la Spagna e l'India. And as you know, there is several thousand megawatts, 8,000 megawatts of wind energy here in Italia, and you rival the United Kingdom and France in the amount of wind energy you have here in Italia. In Italia ci sono 8,100, la capacità di 8,100, davvero poco meno che la Gran Bretagna e la Francia. But also solar energy has been growing at an exponential rate as well. There is now over 100,000 megawatts of solar photovoltaics installed worldwide, one third of which is just in Germany. But Italy has one fifth, 20% of the world's solar energy is produced here in Italy. Anche l'energia solare, il fotovoltaico è molto importante come fonte energetica. Come vedete abbiamo una grande parte, il 36% in Germania, e l'Italia è a un quinto della produzione mondiale con il 20%. And the sale of solar energy represents about $100 billion in 2012. Most of that represents the sale of the equipment, not in the electricity produced. Quindi abbiamo 100.000 miliardi di dollari
di energia solare prodotto nel 2012 e, come vedete, solo una parte è il costo dell'elettricità. So why do we want to use wind energy? Because it reduces the use of fossil and nuclear fuels. It's the most cost effective of the new renewable technologies and it's relatively benign. The key word is relatively benign. Quindi perché utilizzare l'energia eolica? Perché riduce l'uso dei carburanti fossili e nucleari, è molto redditizia, è la più redditizia delle energie rinnovabili ed è relativamente positiva, benigna. So wind works today because wind turbines are far more reliable than they were 30 years ago. Productivity has improved because we've learned to put the wind turbines on much, much taller towers than we did 30 years ago. And costs have declined as we've gained economies of scale. As we've made the wind turbines bigger and bigger and put them on taller towers, we've gained economies of scale and wind energy has become more cost effective. Allora, perché adesso utilizzare l'energia eolica? Innanzitutto perché funziona, è molto affidabile come tipo di energia, la produttività è molto aumentata, è più efficiente, abbiamo delle torri anche molto più alte e i costi si sono abbattuti. Con l'economia di scala i costi sono stati abbattuti. Since the 1990s we have been developing commercial scale wind turbines, beginning with the wind turbines that were 50 meters in diameter, and now wind turbines are approaching 80 and 100 meters in diameter, representing 2 to 3 megawatts. Allora, dagli anni 90 abbiamo turbine molto più alte, dai 15 metri siamo arrivati ai 80 metri. We know what works, what does not work. We know that vertical axis wind turbines, like Darius wind turbines, do not work. We know that ducted wind turbines, like the wind turbine shown here, do not work. We know what works today. Noi abbiamo con l'esperienza capito cosa funziona e cosa non funziona a livello di turbine eoliche. Wind is modular. We can install it as quickly as we want, when we need it, where we need it, and most important for us here, it can be installed by anyone with the proper skills. L'energia eolica è modulare, nel senso è un'energia che si può installare pezzo dopo pezzo, velocemente, quando se ne ha bisogno, come se ne ha bisogno, dove se ne ha bisogno e da chiunque. Questo è molto importante, può essere implementata da chiunque. Wind is flexible in scale. They can be giant projects or can be as small as one wind turbine. They can be located near the cities, near the consumption of electricity, or they can be far away, such as in the mountains. They can be installed in a very short period of time, in a matter of months, once all the permits are obtained. And importantly, wind can be owned by many different kinds of people. It can be owned by Enel, it can be owned by Electricity de France, or it can be owned by you. Anche, bisogna ricordare anche che l'energia eolica è qualcosa di molto flessibile, le dimensioni possono essere grandi o piccole, quindi impianti di energia eolica, la location, il posto, possono essere in campi o vicino, più o meno lontano dalle città, il tempo, possono essere installate per più o meno tempo, e la proprietà, possono essere possedute da persone locali o da persone meno presenti, diciamo, e possono essere anche possedute da voi, da chiunque, quindi. So wind energy has many benefits. It's clean and green mostly. It has a net positive energy balance. It's not subject to embargo. That may not be an issue to you peaceful Italians, but it is an issue to us warlike Americans. It does not consume water, which could be important for you here in Puglia. And as I said, it's modular, it's flexible. It can be installed and it can be removed. Allora, quali sono i benefici dell'energia eolica? È pulita, è verde, soprattutto, quindi è un'energia molto molto pulita. È rinnovabile,
ha un effetto positivo ed è un qualcosa di domestico, cioè può essere prodotto localmente, non c'è bisogno di importarla dall'estero. E non consuma acqua, che è un qualcosa che può essere molto importante qui in Puglia, ed è flessibile, un qualcosa di flessibile, può essere installata come può essere rimossa. Wind energy does have its impacts. The most obvious is that you must see it, so it has an aesthetic impact. You have to see it on the landscape, and we can have erosion from the road construction. We have shadow flicker from the blades. We have the light flashing off the wind turbine's blades. Wind turbines are audible. They create noise. You can hear the wind turbines spinning in the wind. And wind turbines can and do kill birds and bats. Allora, qual è l'impatto dell'energia eolica? Sicuramente a livello estetico c'è un impatto, può sembrare anche un po' invadente. C'è anche una, diciamo, un'erosione un po' del livello delle strade, del paesaggio, e produce anche questo effetto discoteca, cioè un effetto di sfarfallio, diciamo, dovuto dalle pale che girano. Ha un effetto anche sul clima, e il rumore anche può essere un problema perché sono insomma si sentono queste pale. Ha anche un effetto sull'habitat naturale, perché comunque può uccidere uccelli e pipistrelli con collisioni e folgorazioni di questi uccelli sulle pale. Il shadow flicker è l'effetto stroboscopico, cioè un effetto, ripeto, che dà poi epilessia, no? So renewables can scale quickly. Sorry, go ahead. Quindi l'energia rinnovabile è qualcosa che può aumentare rapidamente. And we already have high penetrations of wind energy in many countries around the world. Denmark currently gets 30% of its electricity from wind energy alone. And Italy already gets 4% of its electricity from wind energy. La penetrazione dell'energia eolica è possibile anche molto velocemente. Come vediamo, la Danimarca già produce il 30% della sua energia elettrica dall'energia eolica, e l'Italia al 4%. And in solar, Spain gets 4% of its electricity from solar energy, Germany 5%, and Italy almost 6% today. A livello di energia solare abbiamo energia solare che produce energia elettrica, in Spagna è al 4.4%, in Germania al 5%, in Italia al 5.6%. So renewables are already making a difference in our countries today. Quindi le fonti rinnovabili davvero fanno la differenza oggi nei nostri paesi. New renewable sources of energy provide 20% of Germany's electricity. Queste fonti producono il 20% dell'energia in Germania. And renewables provide nearly 40% to 50% of Portugal's electricity, of which 25% is new renewables, wind and solar energy. In Portogallo c'è dal 40 al 50% di questa energia prodotta rinnovabili, il cui 25% è energia solare. And in Denmark, as I said, wind energy alone provides 30% of the electricity, and total renewables now provide nearly 50% of Denmark's electricity. In Danimarca il livello è molto alto, il 30% dell'energia è prodotta dall'energia eolica, e va sempre più in alto, va verso l'energia delle fonti rinnovabili, è arrivata quasi al 50%. And in Spain, new renewables provide almost 25% of their electricity as well. Le energie rinnovabili in Spagna producono il 25% dell'energia. And in Italy, total renewable energy includes your abundant hydropower, provides over 30%, nearly one-third of your electricity. Ed in Italia l'energia delle fonti rinnovabili produce un terzo circa dell'energia totale. So we are on the verge of a revolution
in the way we look at renewable energy and energy supply, because today we are now talking about not 10% renewable energy, but 100% renewable energy. And these are places where they are now talking about 100% renewable energy. Quello che adesso sta accadendo, sta prendendo piede, è proprio una vera e propria rivoluzione a livello energetico, in cui dall'utilizzare solo per esempio il 10% dell'energia eolica si arriverà ad utilizzare il 100%. Nei paesi prima menzionati l'obiettivo è proprio di utilizzare il 100% di questa energia. So why have Europeans been so successful with wind energy in particular? And the reason is that much of the wind energy in Northern Europe has been developed with community involvement, community ownership. Quindi come mai l'Europa è stata così brava? Come mai l'Europa ha avuto così tanto successo a livello di produzione di energia eolica, soprattutto il Nord Europa? Questo è dovuto al coinvolgimento della comunità, delle comunità locali. So how do we build acceptance? We build acceptance by sharing the opportunity to own and profit by wind energy, by inviting the public to participate in the renewable energy revolution. Quindi come si crea questa, diciamo, questa accettazione, accoglienza dell'energia eolica nelle comunità? Lo si fa con il condividere questo tipo di energia con la partecipazione attiva della popolazione. And the first rule of public acceptance is your own pigs don't stink. È una grande regola per aumentare l'accoglienza dell'energia eolica da parte della popolazione, è un po' il detto, che è un detto tedesco che dice: i tuoi maiali non puzzano. So community ownership is about greater acceptance of wind energy on the landscape because it creates more power more quickly, it creates more money flowing through the local economy, creates more jobs in the local community, and it's more democratic. Quindi il fatto che l'energia eolica sia un qualcosa di posseduto dalle comunità locali produce effetti molto positivi, cioè produce una più grande accettazione, accoglienza di questa energia. Più energia più velocemente, più denaro a livello locale e più posti di lavoro a livello locale. E aumenta anche la democraticità, cioè il fatto che questa sia un'energia prodotta da tutti. And then we have renewable energy that's successful that we can all be proud of. E poi è questa l'energia eolica di cui siamo fieri ed è quello che dà maggiore successo. Okay, so how is this working for everyone now? Va tutto bene? We have a lot more to go, so c'è ancora you tanto. Could save. Quindi l'applauso lo facciamo dopo. Normally I speak in English for 6 hours, very, very fast. So this is very hard for me because I want to go. So we now will go to the next section. Okay? Ok, adesso passiamo alla prossima sezione. Allora, okay. la nomenclatura. Okay, we're going to talk about the wind turbines themselves now, the nomenclature. The turbine, of course, is the big rotor, and that's the assembly of the blades and the hub. The generator is the cell on the top of the tower that holds it all up, and the foundation which keeps it from falling over. Allora, adesso passiamo un po' di nomenclatura sulle turbine eoliche. Come sono, da cosa sono composte? Dal rotore, che è la turbina stessa, cioè è un assemblaggio di pale eoliche, il generatore, generatore che contiene il nacello, navicella, poi la torre e poi le basi della torre. So this is wind turbines from the early 1980s. It just shows the various components, and we just say it shows the various components. Quindi questo è un tipo di turbina degli anni 80, mostra un po' le varie parti,
Quindi la torre, abbiamo poi anche il rotore, abbiamo il mozzo, la piattaforma di lavoro, abbiamo una scala interna con insomma anticaduta, un pannello di controllo e le basi. So now we'll talk about different kinds of wind turbines, drag devices, lift devices, which we will mostly talk about today. And I will mention vertical axis wind turbines that spin about a vertical axis, because many inventors, that's their first choice. Allora, parliamo adesso di alcuni tipi di turbine. Abbiamo due tipi. La prima è un dispositivo di resistenza. La seconda invece è un dispositivo di portanza. La prima è, abbiamo poi due nomignoli, diciamo due acronimi. La prima è quella orizzontale, più raramente usata. La seconda è quella verticale, più spesso utilizzata. Anche per i dispositivi di portanza, al secondo pallino, abbiamo quelli di tipo orizzontale più dominanti e quelli di tipo verticale più rari. This is a vertical axis wind turbine. This is a horizontal axis wind turbine. This is what we will be talking about today. Abbiamo due tipi di turbine con due tipi di assi di rotazione differenti. Il primo è di tipo orizzontale, di cui parleremo oggi. Il secondo è di tipo verticale. Vertical axis wind turbines can be in many different shapes, many different configurations. E questi tipi di dispositivi hanno molti tipi di configurazioni, molti tipi di sono molto variabili. I only show you this in case someone says they have invented a new wind turbine that no one has ever invented before, to show you that almost that everything has been done before. Vi sto mostrando questo perché in caso qualcuno di voi abbia inventato già, insomma, qualcosa di nuovo a livello di turbine eoliche, io ve le mostro tutte perché mi sembra che quasi tutto in realtà sia stato inventato. So this is a Darius wind turbine with two blades. Questa è una turbina Darius con due pale. And this is a gyro mill. Questa è una, si chiama gyro mill, è da due pale dritte. And this is a horizontal axis wind turbines, also can be in many different configurations and have many different number of blades. You really only need one blade, but we usually use three. Allora, queste invece sono quelle, le configurazioni di tipo delle turbine eoliche di tipo con l'asse di tipo orizzontale. Come vedete ce ne sono tante, si parte da quella a una pala, ma noi solitamente utilizziamo quella a tre pale, la terza quindi. And so I will show you a one-bladed wind turbine that was made by Riva Calzoni, and this is someplace in the Apennines east of Roma. Questa è una turbina a una pala ed è stata prodotta non lontano da Roma. This is a two examples of two-bladed wind turbines. The one on the left is from California, the one on the right is from New Zealand. Questa è a due pale, quella a sinistra viene dalla California, quella a destra viene dalla Nuova Zelanda. And this is the typical type of wind turbine that we see today, three blades upwind of the tower. Questa è quella che vediamo solitamente ed è una turbina a tre pale che va controvento. So how do we use wind energy? We have applications in telecommunications, like remote telecom sites here in Patagonia. Abbiamo anche delle applicazioni con Telecom qui. Questa foto della Patagonia. We can have wind turbines for people who live off the grid, that is without electricity. Abbiamo anche delle applicazioni che vivono per persone che vivono senza elettricità. And this is Nancy and I's wind test site in the Tehachapi Pass for small wind turbines. Quindi questo è un tipo di piccola proof field, test field. Quindi questo è un terreno di prova, diciamo, delle turbine di questo tipo. So wind turbines can be used to provide electricity for a home.
Quindi le turbine eoliche possono essere utilizzate per produrre energia eolica per le case, for farms, per le fattorie, or charging electric vehicles, per caricare i, i veicoli elettronici, elettrici. So we can have wind turbines that, single wind turbines that are connected at the home, on the home's side of the meter. Ci sono anche delle turbine singole interconnesse con le case, come vedete. Right. This is an example of a single wind turbine installed in northwest Denmark, one of the windiest places in Europe. Questo è un esempio di turbina installata in, nel nord ovest della Danimarca, che è uno dei posti più ventilati. This wind turbine is significant because it was built by people in their community. Questa è molto importante perché sta costruita da proprio la comunità locale che vive lì. They were very skilled people, but they were people in their community. Erano persone molto competenti, ma erano comunque persone di quella comunità locale. So wind turbines can be installed in small groups and clustered and connected at the distribution voltage. Le turbine possono anche essere multiple ed essere costruite in gruppi. Or we can have large clusters of wind turbines connected at the transmission voltage in wind farms. Oppure possiamo averne molte, quindi gruppi di più grandi turbine con, collegate con dei, delle, dei trasmettitori. So we can have many wind turbines installed in wind power plants like here in Scotland. This is just outside of Glasgow. This is visible from the city of Glasgow. Questa è una, questa immagine qui è proprio in Scozia, si può vedere, la si può vedere dal, da, dalla città di Glasgow, e questo è un tipo di impianto eolico. They can be installed offshore. Possono essere anche installate in mare aperto. Many of the wind plants installed on flat terrain are installed in rectilinear arrays or in squares. Si possono anche costruire in schiere rettilinee. And these are some examples from California using some very old wind turbines that are only 200 to 300 kilowatts, and this is about 1.7 kilometers on each side. Questo è un tipo di turbina molto vecchio, usato in, in California, ed è 1.7 km lunga ed è rettilinea sempre. They can be installed in lines on breakwaters. Possono anche essere utilizzate come, come schema lineare, quindi in linea. Like in a harbor at Bari. How many wind turbines are installed in Bari? Quante turbine eoliche sono installate a Bari, per esempio? No? No? Oh. Questa, per, ricordiamo che è su dighe, frangiflutti e canali. Why not? Why are not there wind turbines on the dike or breakwaters in the harbors of Italy? Vi, ci chiede perché non costruire delle turbine eoliche proprio sui porti italiani? Okay. So wind turbines can be installed in linear arrays on features of the landscape that are linear, like dikes or breakwaters. Per esempio, questo è un esempio di uno schema lineare di impianto eolico che sfrutta proprio la linearità del territorio. And this is an example of a wind farm in Texas, where the wind turbines are installed in a linear array, and you can see how much of the land they use, very small percentage of the land. Questo è un esempio di schiera lineare in Texas. Come vedete è molto piccolo, usano veramente un territorio molto piccolo. Okay. They can be installed on ridge tops, and this is like what we see in the Apennines of Italy. Questo è molto simile a quello che si vede negli Appennini, cioè sono schiere utilizzate su dei pendii, sulle cime dei, delle colline. This is an example in Campania, near Monte Falcone. Questo è in Campania, vicino a Monte Falcone. Anche queste sono, vedete, su colline. So in wind turbines and wind energy, size matters, and size is the swept area of the wind turbine, not generator size. This is something that I emphasize wherever I speak.
È molto importante ricordare le dimensioni della turbina, queste sono le dimensioni della turbina e non del generatore. È qualcosa di importante questo. The most important number in wind energy is the diameter of the rotor. La cosa più importante nell'energia eolica è il diametro del rotore. And the square meters of the area swept by the rotor. E i metri quadrati dell'area spazzata dalle pale. So this is the typical size of wind turbines we see today. Queste sono le dimensioni delle turbine eoliche che vediamo oggigiorno. So today we will have wind turbines that are over 100 meters in diameter, and they will be rated anywhere from 2 to 3 megawatts. Quindi abbiamo diametri molto grandi di circa 100 metri. When I began working in California, we thought these wind turbines were giant. Quando ho iniziato a lavorare in California, noi pensavamo che questo tipo di diametro era grande, 50, e invece, come vedete, abbiamo aumentato. So these are some samples of wind turbines available today. Questi sono dei modelli di turbine eoliche disponibili oggi. And why what I am showing you here is something that's called specific power and specific area. Quindi questo ci dà l'idea dell'energia di alcune zone in particolare. And wind turbines that can be used in low wind areas like Lamurgia, like here. Ci sono delle turbine utilizzabili proprio in zone tipo Lamurgia. Should have numbers in this size here between 4 and 5 square meters per kilowatt. Quindi dovrebbero avere dai 4 ai 5 metri quadri per kilowatt. So that's square meters per kilowatt, and we want something in the range of 4, quindi dobbiamo calcolare metri quadrati per kilowatt, dai 4 ai 5 per una zona tipo Lamurgia. Or other people use a different units, such as watts per square meter, and that would be 200. Per altre persone utilizzano altri tipi di misurazioni, tipo per esempio il watt per metro quadrato, e in questo caso avremmo dai 200 ai 300 come valore. And so what's important about this is that we emphasize the amount of area of the wind that the wind turbine intercepts, not the size of the generator that's in back. Quindi quello che è importante non è la misura del generatore, ma è l'area, diciamo, che la turbina intercetta, quindi l'area di vento che la turbina intercetta. And all this information is already on my website. And so you have access to this today. It's already on my website. Quindi tutte queste informazioni sono già sul mio sito, potete consultarle. Why this is important is it's very confusing to people who do not work in wind energy when they compare one wind turbine to another. If one wind turbine has a big generator, they think that that's the bigger windmill, but that's not true, and here is an example why. Bisogna fare attenzione perché molti pensano che il generatore sia la cosa più importante, quindi un grande generatore possa portare più energia, ma assolutamente non è così, e vediamo il perché. See, these two wind turbines have exactly the same size generator. Queste due turbine hanno la stessa dimensione. Hanno il generatore della stessa dimensione. But one wind turbine is much bigger than the other. Ma una è molto più grande dell'altra. And it is the bigger wind turbine that will produce more electricity, so that's the red line on top. È la turbina più grande produrrà più elettricità, ed è la rossa. Right, so when we look at a wind turbine, it's how much electricity it produces that's important, not the size of the generator. Quindi quando guardiamo queste turbine, dobbiamo capire quanta energia producono, quanta elettricità producono, e non quanto è grande il generatore. Here's another example where in the red line the wind turbine actually has a smaller generator.
Qui, per esempio, abbiamo un caso in cui la turbina più, insomma, la turbina migliore, che è la linea rossa, ha un generatore più piccolo. Yet it will produce much more electricity than the wind turbine with the bigger generator. E produce molta più elettricità della turbina con un generatore più grande. And here's another example. This is a very common wind turbine, and almost 2 megawatts, and yet it is the wind turbine that has the smaller generator that at most wind speeds will produce more electricity. Qui abbiamo il caso in cui più velocità del vento produrrà più elettricità. Okay. And so the kinds of wind turbines that we would be interested in for this part of Puglia would be wind turbines that have, we'll just say IEC class 3A, IEC class 3. That means it has a very big rotor. It can't be put where it's very windy, but it can be put someplace like here in Puglia. Ok, quindi quello di cui abbiamo bisogno in Puglia sono delle turbine di classe A nella scala IEC, che sarebbe la classe 3A, che a livello internazionale è la scala di misura. Wind turbines for low wind areas. Quindi sono delle turbine per aree poco ventilate. So this is a typical wind turbine today. It has this is a Vestas wind turbine at Hvidsanda in Denmark. It has a rotor that's 112 meters in diameter. It's on a tower that's 100 meters tall, and it sweeps 10,000 square meters and will produce about 10 million kilowatt hours per year. Allora, questa è una turbina tipica che potrebbe andare bene, quindi per questa zona. Questa si trova in Danimarca, ha un rotore del diametro di 112 metri e produce 10.000 kilowatt per ora ad anno, scusatemi. Okay. Mm-hmm. So all wind turbines must have some mechanism for protecting the rotor in high winds. Queste turbine devono avere un meccanismo che protegge il rotore dal vento forte. And in small wind turbines, sometimes they use the dynamic braking of the generator, the braking of the generator. A volte in quelle piccole si usa il freno, un sistema di freno del generatore. One of the things that they learned in Denmark almost 30 years ago was that all wind turbines must have some aerodynamic means to control the rotor in high winds. Aerodynamic? Allora, quello che hanno imparato in Danimarca è che il rotore deve avere un sistema aerodinamico. So there are a number of ways that we can protect wind turbines in high winds. We can turn the rotor out of the wind, we can turn the rotor up out of the wind. Quindi possiamo muovere il rotore fuori dal vento o sul vento. We can have tips on the end of the blades. Possiamo avere anche delle punte alla fine delle pale. We can have parachutes to slow the blade. Possiamo down. Anche avere dei tipo paracaduti per rallentare le pale. We have had wind turbines with parachutes in their blades. Yes, I have some parachutes at home. Yes. Lui personalmente ha questo sistema di paracadute a casa. We can have wind turbines that have blades that change the pitch at the tip of the blades. Ci sono anche delle pale che cambiano il tipo di inclinazione. We can have most of what we use today is wind turbines with blades that change the pitch of the entire blade, the whole blade. Quindi abbiamo anche delle pale che cambiano l'inclinazione totalmente. And most of those wind turbines, when they change the pitch of the blade to stop the wind turbine, pitch it into the wind, what we call feathering. Quando cambiano completamente l'inclinazione delle pale, questo è chiamato feathering, cioè a piuma. However, a few years ago, many wind turbines pitched to stall. That's a different way of doing it, and we don't do that anymore. Tanti anni fa c'era anche questo altro sistema, che era l'inclinazione di stallo, ma non si fa più.
Okay, so this is changing the intercept area of the wind turbine by tipping it up out of the wind for small wind turbines. Per delle turbine piccole noi cambiamo praticamente la rotazione e l'angolatura. This is turning it sideways to the wind. Questo lo cambia a livello orizzontale. These are the blade tips that change pitch. Queste sono le punte delle ali che cambiano inclinazione. But most wind turbines of the size we are talking about today change the pitch of the blade to feather so that the nose of the blade is pointing into the wind when we want to stop the wind turbine. Quindi le punte delle ali sono vanno verso il vento e quindi questa è la inclinazione variabile delle turbine eoliche. So this is a summary of the lessons we have learned in 30 years of developing wind energy. Questo è il riassunto di oltre 30 anni di esperienza. There's no panaceas. Non ci sono panacee. There are no cheap solutions. Non ci sono soluzioni economiche. There are no breakthroughs or miracles. Non ci sono né svolte né miracoli. Numbers do matter. I numeri sono importanti. Experience matters. Anche l'esperienza è importante. Not to use inventions. And size matters. E anche l'ampiezza, la grandezza è importante. Other lessons are to always check the numbers. Controllate sempre i numeri. So for example, a wind turbine that was a ducted wind turbine called Vortec, if you check the numbers, they didn't add up. Se voi controllate un tipo di turbina Vortec, i numeri non erano consistenti, non erano reali. Always check the references. If people had checked the references to Vortec, they would have found that they were discredited in the United States. Controllate anche un po' le referenze di questi tipi di macchinari. But no one took the trouble to check. No one took the trouble to check the numbers. Ma nessuno però si è preso, diciamo, la briga di in realtà controllare. And because of that, the government of New Zealand spent $1 million that was wasted. E proprio per questo i governi hanno perso molti soldi perché non hanno, diciamo, controllato la provenienza del macchinario. Always Google. Mi raccomando, sempre cercare su Google. And go to the library. Ed andare in biblioteca. Lots of books on wind energy, not just my book. Ci sono tanti libri sull'energia eolica, non solo i miei, ma anche di altre persone. Though some of them are very thick, you don't have to read all of it. Alcuni sono molto grandi, ma non c'è bisogno di leggerli tutti per intero. So always be leery, be afraid of new designs. Bisogna sempre essere, diciamo, al corrente dei nuovi design. This is the wind turbine that was invented. Questo è stato inventato New Zealand. In Nuova Zelanda. Though it had been discredited in the United States 20 years before. Ma è stato, diciamo, dismesso negli Stati Uniti 25 anni prima. And it's still being invented today. Ma è ancora, lo inventano tuttora adesso. And it doesn't work any better than it did before. E comunque non funziona meglio che 25 anni fa. So always be wary of, this is going to be, this will be hard to translate, scams, frauds and flakes. Allora, attenzione alle frodi, alle truffe, a questi, insomma, questi, diciamo, accordi. E attenzione anche ai segni rivelatori. These are a good tip when you see that the hype, the promotion is much greater than their actual experience with wind turbines. Attenzione quando la pubblicità è troppo forte, troppo pesante rispetto a quello che veramente è l'esperienza dell'azienda produttrice. And if they have a beautiful website. E se ha un sito bellissimo. That's usually an indicator. Questo è anche un indicatore. They've spent their money on the website and not on the wind turbine. Magari spendono tanti soldi al sito e non alle turbine. And in the United States we have aggressive marketing programs that are called multiple levels
pyramid schemes where if you invest your money now, you will get rich. Poi abbiamo anche un sistema di marketing negli Stati Uniti molto aggressivo. Abbiamo questo schema a multilivelli e si dice che appunto se si investono adesso dei soldi si diventerà ricchi. L'unica persona che però diventa ricca da questo sistema di marketing è la persona che dirige. And always be afraid when someone says this is new. E also, anche state molto attenti, preoccupatevi quando qualcuno vi dice che qualcosa è nuovo. And these typically will be vertical axis wind turbines. Spesso con le macchine con asse verticale, le turbine ducted, ad asse verticale. Or ducted wind turbines. O le turbine canalizzate. Another way to tell fraud is when they say they have a patent on their wind turbine. Un altro segnale che la turbina non è insomma non va bene è quando dicono di avere delle means patenti. Nothing. Non significa niente. Nothing at all. Dei patentini. Anyone can get a patent. Or that the wind turbine works at very low speeds. O quando lavorano ad una velocità molto bassa. So who cares if the wind turbine works at low speed? There is no energy in the wind at low speed. Non ci interessa se lavora a una bassa velocità. So okay, it works at low speed, but I don't care. Ok, lavora a bassa velocità, ma non perché l'energia del vento è quella. And some of the worst forms of hype and fraud are when they say our wind turbine is silent. Una grande qualcosa che è veramente una frode è quando dicono che la turbina eolica è silenziosa. Well, yes, many times they are silent because they never turn. Certo, spesso è perché non funzionano. And the worst crime of these kinds is they say they do not kill birds. Un altro. Again, if the wind turbine does not work, it probably will not kill any birds. Attenzione, è quando dicono che non uccidono gli uccelli, questo è qualcosa che ovviamente non è vero. So how are we doing? Is everybody okay? Still tutto awake? Bene? Is everyone still awake? You're awake. Okay. Siete ancora svegli? Okay. Now we turn to the fundamentals of wind energy, the basics of wind energy. Ora andiamo alle basi di quella che è l'energia eolica. And what's important about the equation for wind energy is l'equazione è questa. Is area, that's the swept area of the wind turbine. È l'area, cioè l'area spazzata della turbina eolica. And the speed of the wind, the velocity of the wind. È la velocità del vento. Because as I've said, it's the area of the wind turbine that intercepts the wind. È l'area proprio del diciamo di intersezione del vento. And because small changes in the speed of the wind mean big changes in the amount of energy that's collected. Piccoli cambiamenti nella velocità del vento in realtà significano grandi cambiamenti a livello di resa, di produzione di energia. So for example, if we double the wind speed from say 10 meters per second to 20 meters per second. La velocità da 10 metri al secondo a 20 metri al secondo. We will increase the power in the wind 8 times. Noi aumentiamo l'energia di 8 volte. And that's the reason why the wind speed is so important. Ed ecco perché la velocità del vento è molto molto importante. So we know that the wind speed distribution changes over the seasons of the year. Noi sappiamo anche che la velocità del vento cambia cambia con il cambiare delle stagioni. So sometimes here in Puglia it's windier than other times. Quindi a volte qui è più ventilato in Puglia che in altri periodi. So what's important to us is the distribution of wind speeds over time. Quindi quello che ci interessa è la distribuzione del vento sul tempo, no? When people say that their wind turbine works at low wind speed, they say that because many of the hours in the year the wind does not blow very strongly. Quindi quando c'è una bassa la turbina lavora a bassa velocità è molto probabilmente perché
sono stagioni dell'anno con poco vento, poco ventilate. But remember I said small changes in wind speed mean big changes in the amount of energy they produce. Ma ricordate, piccoli cambiamenti sulla velocità del vento significano grandi cambiamenti a livello di produzione di elettricità. So most of the energy that's in the wind occurs at wind speeds in this range here. Quindi molta della velocità, la maggior parte della velocità dell'energia viene prodotta. So here are some simple formulas. The other thing that I want to tell you is that when we put wind turbines on towers, to get them up above the obstructions on the ground, the speed of the wind increases. When we raise the tower above the ground. Quindi quando abbiamo delle torri, la velocità aumenta. All'andamento del terreno, la velocità aumenta. So this is just a very simple formula. Questa è una formula molto semplice. And I will give you an example of the differences when we of how much power is available in the wind when we raise the wind turbine above the ground. Quindi ora vi do un esempio di quella che è la produzione di elettricità quando abbiamo una turbina sulla terra. So for areas that are like a grassland. Quindi per zone dove c'è poca erba, quindi per esempio praterie. So alpha is about 1/7. Alfa è circa un settimo. This would be too low for Puglia because you have trees and buildings. Questo è probabilmente molto basso per la Puglia perché voi avete alberi e alta densità di erba. So it could be something like. Quindi qui potrebbe essere qualcosa tipo un quinto, cioè 0,20. But this number, yes, this number changes as we go higher above the ground. Questo numero cambia man mano che andiamo più su, più in alto. So what I want to show you here is that if we increase the height of the tower 5 times over the height where we measured the wind speed. Se noi aumentiamo l'altezza della torre di 5-6 volte. So 5 times. 5 volte. So if we looked at this example here. Se noi guardiamo questo esempio qui. We would see that we've increased the speed of the wind about. Noi abbiamo aumentato 20%. Abbiamo aumentato la velocità del vento del 1.2 di 1.2 volte. But that was the speed of the wind. Now we want to know the power and remember power was the speed of the wind cubed. L'energia è la velocità del vento al cubo. Questo è quello che vogliamo sapere adesso. And if we use this example, when we increase the height of the tower 5 times over the height of where we measured the wind. Se noi utilizziamo questa cifra e la misuriamo quindi un settimo per l'altezza della torre. We increase the power available to the wind turbine 2 times. Noi aumentiamo l'energia di 2 volte. So when we put a wind turbine on a tower, it's not just to keep the blades from hitting the ground, it's also to put the turbine as high as possible into the air. Quindi noi cerchiamo di posizionare le pale il più alto sulla turbina nel punto più alto possibile. So this just summarizes what I just explained. Quindi questo riassume quello che ho appena spiegato. If we measure the speed of the wind at 10 meters and then put the wind turbine at 50 meters. Quindi se noi abbiamo misuriamo la velocità a 10 metri poi a 15 metri. We would increase the power in the wind by 2 times. Noi aumentiamo l'energia di 2 volte.
And this is one of the most important lessons we've learned in 30 years. Questa è una delle lezioni più importanti che abbiamo capito negli ultimi 30 anni. Of course, we always knew this, we just never did it. Noi sappiamo questo, l'abbiamo sempre saputo, ma non l'abbiamo fatto. So never put a wind turbine on a 12-meter tower. Quindi no, mai mettere una turbina su una torre di 12 metri. So, I'm going to give you some methods for estimating how much energy a wind turbine will produce. Quindi questi sono dei metodi. My preferred method is what I call a back of the envelope. Maybe. Il mio metodo preferito è questo qui, sarebbe il retro di una lettera. It's just very simple. È molto semplice. Then the other method is using the power curve and the distribution of wind speeds. L'altro metodo è utilizzare la curva d'energia e l'energia e la distribuzione di velocità. Or we can just ask the manufacturer, look at their brochure and see how much they tell us they will produce. Oppure possiamo semplicemente guardare le tabelle di chi produce. And of course today there are many different kinds of software that do this. Some is free and some is very expensive. Ma ora ci sono molti tipi di software che fanno questo tipo di calcoli. So again, one of the most important parameters is the cube of the wind speed. Quindi uno dei più importanti parametri è il valore al cubo della velocità del vento. So we have the formula for power in the wind. La formula dell'energia eolica. And we can guess. E noi possiamo indovinare la efficienza della turbina eolica. And we know how many hours there are in a year. E noi possiamo capire quante ore ci sono ad anno. The power in the wind times the efficiency times the hours in the year will give us kilowatt hours per year. Quindi la potenza per la velocità ci darà queste ore all'anno, questa. Okay, so what we then want to know is how big is the wind turbine, how much area does it intercept? Quanto è grande la turbina eolica? And of course, most wind turbines sweep a circle. Quindi la maggior parte di queste turbine sono circolari. And so the area of a circle is pi times r squared. Is pi? Pi. Epi greco per R4. So, a wind turbine that is 80 meters in diameter. Una turbina che ha 80 metri di diametro. Intercepts 5,000 square meters of the wind. Intercetta 5,000 metri quadrati di vento. And that's a nice, easy number to remember. E questo è facile da ricordare. And so, if we know the swept area of the wind turbine. Se noi conosciamo l'area spazzata della turbina eolica and we know the typical performance of wind turbines in this region, e noi conosciamo qual è la performance delle turbine eoliche di questa regione and the units that we would use would be kilowatt hours per square meter per year, e utilizziamo questo sistema del kilowatt a ora per metro quadro ad anno. Then we can multiply the swept area of the wind turbine times kilowatt hours per square meter per year. Possiamo moltiplicare l'area spazzata per kilowatt. Excuse me, the swept area per. Swept area. That's okay. We'll just go on. It's okay. And so why that's important is when you know these numbers and a manufacturer tells you something, you can always check their numbers and say, no, they're not right. Those numbers don't work. Questo è importante perché se noi conosciamo bene i calcoli, possiamo chiedere alle aziende produttrici e vedere se questi calcoli sono giusti. This site in New Zealand is one of the windiest sites in the world. You do not want to go there as a tourist. Questa è una zona molto ventilata della Nuova Zelanda, magari non è assolutamente da visitare come turista. It took all my hair off. Io proprio diciamo ho avuto. But this is the windiest site in the world, and notice that is the maximum 1,800 kilowatt hours per square meter per year. Questa è la zona più ventilata del mondo. Vedete un po'.
So often you can check new inventions or new wind turbines, you can compare them with the absolute maximum anyone has ever done anywhere, and if they say they've done more than that, you know they're crazy. Possiamo magari paragonare quello che abbiamo con il massimo di quello che è stato prodotto, e se il risultato non è giusto possiamo capire che c'è qualcosa che non va. This is the simple rule of thumb that I have for conventional wind turbines. Questo è un suo schema che usa sempre per le turbine eoliche. So let's say that we're in Puglia and the average annual wind speed is 6 meters per second. Di solito abbiamo 6 metri per 7 qui in Puglia. And 6 meters per second intercepts 6 metri per secondo. Intercepts this line. Ed intercetta questa linea. And so it would indicate that this wind turbine could produce 800 kilowatt hours per square meter per year in Puglia. E quindi capiamo che può produrre 800 kilowatt hours per ora per metro quadro all'anno. This is only an approximation. Questa è solo un'approssimazione. But when you're sitting at the table, the conference table, talking to someone, this is a number you can use on a piece of paper. Ma questo è un numero che può essere utilizzato per altri incontri. Of course, wind turbines, if they produce electricity in the wind, they make electricity, and electricity has to go down the tower across the ground to a transformer, plus often the wind turbines are grouped together. Allora, spesso le turbine sono insieme e spesso l'elettricità va giù alla torre. So the wind there's inefficiencies in the carrying of the electricity. Quindi c'è inefficienza nella trasmissione di elettricità. And there's inefficiency when we put the wind turbines too close together. E c'è inefficienza quando mettiamo due turbine troppo vicine l'una all'altra. So the overall efficiency of the wind turbine, if it says we will produce 10 million kilowatt hours per year from one wind turbine, if we put it in a group of wind turbines, we will only get 90% of that. Quindi se noi mettiamo delle turbine insieme volendo produrre 10 milioni kilowatt per ora, il risultato che avremo è l'ultimo, quindi 86-90%. So this gives so the point of this is that this is why it's good to know these numbers yourself. But then why we have engineers who can calculate the exact numbers of what the wind turbine will produce and how much will actually go to the electricity grid that you get paid for. That's what's most important. Quindi è importante conoscere questi numeri, ma è anche importante consultare ingegneri per capire un po' come funzionano queste turbine eoliche. So this is typical size for a small wind turbine. Questa è la dimensione tipica di una turbina eolica piccola. And because small wind turbines are different than big wind turbines, they are not as efficient. Quindi sono diverse. Le turbine grandi non sono così efficienti. Typically, small wind turbines are half as efficient in converting the energy in the wind as a big wind turbine. Quindi di solito le turbine piccole sono efficienti la metà di quelle grandi. So we said at 6 meters per second, a big wind turbine would produce 800 kilowatt hours per square meter per year. A big wind turbine would produce 800 kilowatt hours per square quindi meter per year. La turbina grande produrrebbe 800 kilowatt al metro quadro. But the small wind turbine will only produce 400 kilowatt hours. Ma la piccola produce solo 400 kilowatt. So what are the units that we use to describe wind turbines? Quindi quali sono le unità che utilizziamo per descrivere queste turbine eoliche? So here in Europe you use full load hours. Full load hours is a technical term. Full quindi load in Europa qui utilizziamo questo full I'm not load sure hours. What it is in Italian.
Don't you, this is no good. Questa this non is è buona. Not something to use. This is a number that's used in nuclear power plants and coal-fired power plants, not for wind energy. Questo è un sistema utilizzato per gli impianti nucleari e di impianti nucleari. I will be the only one who tell you this because everyone else uses these numbers, but this is a mistake. In Europa utilizziamo molto le ore equivalenti, si parla ad esempio in Puglia ci sono 1800 ore equivalenti, ma dice, questo, utilizzare il numero di ore equivalenti non è adeguato per l'eolico, perché un termine è una tecnica che viene dall'energia nucleare, per un impianto che funziona a piena e di continuo e non in maniera intermittente come okay, quella so my preference is to use annual specific yield, that's kilowatt hours per square meter per year. Allora lui consiglia di utilizzare la produzione energetica annua, che utilizzano quindi la formula di kilowattora per kilowatt per anno, oppure e per kilowattora metro quadro per anno. Quindi mettendo in relazione con la superficie o con la potenza. Now these numbers are related to each other and we can compare them. Questi numeri sono in relazione, li possiamo comparare. But this is just for you to know, this information is all on my website from this presentation. Vabbè, comunque tutte le informazioni specifiche le trovate sul suo sito internet. So this is the typical yields that we have nationwide in kilowatt hours per kilowatt per year. This is related to load factor. Yeah, questi sono dei tipi delle produzioni tipiche che si hanno nei diversi paesi in termini di kilowattora e kilowatt anno, che è molto simile al concetto di ore equivalenti. So when we look at the measures of cost, once again it's often tempting to use euros per kilowatt or euros per megawatt, and this is a mistake. Un altro errore che si fa comunemente è utilizzare normalizzare il costo al numero di kilowatt, quindi parlare di euro per kilowatt installato o euro per megawatt, e lui consiglia di utilizzare normalizzare per la superficie. A better use is euros per square meter of swept area. È meglio utilizzare euro su un metro quadro, quindi capire quanto costa installare un metro quadro di rotore. And the best is to simply use euros per kilowatt hour produced per year. E infine comunque è sempre necessario valutare quanto la produzione energetica costa, quindi gli euro utilizzati per installare sui kilowattora prodotti nell'anno. And right after this we'll have a break. Subito dopo questo prendiamo un caffè. Places that you can get this kind of information are trade magazines and reports. I posti dove possiamo trovare queste informazioni sono sulle riviste specialistiche. Books and websites. Su lì ci sono molti libri, molti siti internet. And workshops like this. E workshop come questo. So these are examples of trade magazines, business magazines. Questi sono degli esempi di riviste di settore. And there are some in Italian. E ce ne sono alcune in italiano, comunque. And some of these catalogs have very detailed information, including how much noise the wind turbines emit. E ci sono molte di queste riviste contengono tantissime informazioni molto dettagliate per quanto riguarda le emissioni sonore, ad esempio lui fa questo esempio, o sulla produzione. And for the electrical engineers it also has the electrical factors that the wind turbine will cause on the electrical system.
E per quanto riguarda per gli ingegneri elettrici ci sono anche tutti i parametri elettrici della turbina e del suo impatto sulla rete elettrica. This catalog is in German, but the numbers are universal. Il catalogo, questo è sempre in tedesco, però i numeri sono universali, quindi è facile consultarli. And now we will have a break. Ed ora possiamo prendere un caffè. Questo c'è stato il casino. Dove sta? One more. It'll take a second. Go ahead. Try it. Sì? Ok. Bravo. Potreste tornare ai vostri posti, grazie. Okay, in this session we will talk about two ways of developing wind energy. One is through leasing your land and the other is developing the wind turbines by yourself. Adesso parleremo, in questa sessione parleremo di due modi per sviluppare l'energia eolica. Uno è con il leasing della terra, cioè con un contratto di locazione, il secondo è producendolo da se stessi. So we will talk about how much electricity a wind turbine can produce and how much money you can make by leasing your land. Quindi parleremo di quanto elettricità una turbina può produrre e anche quanto denaro può generare questa operazione. Ok, excellent. So, wind turbines only use a very small percentage of the land, maybe only as much as 1%, but it can significantly boost the income of farmers. Quindi le turbine eoliche usano soltanto una piccolissima percentuale della zona di terra e possono davvero significativamente aumentare l'income della fattoria. Bravo. So this is an example again of how little land the wind turbines occupy. Qui vediamo come in una area sono state disposte delle turbine eoliche. Siamo in Minnesota. Exactly. So these wind turbines are on what we call a section on a piece of land that is 1.7 kilometers on each side. Questa è una zona di 1.7 chilometri dove è disposta una turbina eolica. So farmers can benefit from renewable energy in two ways. Chi lavora nelle fattorie, quindi gli agricoltori possono beneficiare dell'energia rinnovabile in due modi. One way is through land leases, the other way is through ownership. Il primo, quindi, come dicevamo precedentemente, è il lease, quindi il contratto di locazione della terra. Il secondo è la proprietà. When you use land leases, that is the lowest risk, but is also the lowest reward. Nel primo caso abbiamo un rischio minore, il rischio minore con anche la ricompensa minore più bassa. When you lease your land, you will only get 2 to 4% of the revenues for yourself. Perché in tal caso si hanno solo dal 2 al 4% del profitto lordo della produzione di elettricità, quindi.
But if you own the wind turbines yourself, you take all the risk, but you also take all the profit. Ma se si possiede, quindi se c'è una turbina eolica di proprietà, quindi c'è una, ci si prendono tutti i rischi di questa operazione, ma ci sono anche delle ricompense molto alte. And because if you want, if you're going to take all the risk, and these are very expensive projects, we may want to share the risk and the ownership of the wind turbines with our neighbors. E proprio perché i rischi sono molto alti, ci si prendono tutti i rischi, ma si ha un grandissimo profitto, si possono condividere, si può condividere questo con i propri vicini. So this is the amount that most people receive from their land leases around the world that I'm aware of. This slide is very controversial. Questo è quello, questo è quanto, diciamo, è la somma ricevuta dal contratto di locazione delle terre. Questa è una slide un po' controversa, ci sono dati un po' particolari. When I show this slide in Ontario and the farmers see how little they receive from the wind turbines in comparison to what they receive in Texas, they become very angry. Quando io mostro questa slide in Ontario, gli agricoltori vedono quanto poco loro ottengono in, se si paragonano ai loro colleghi del Texas, loro si arrabbiano tanto. So I will not show this slide any longer. We will move on. Quindi non la mostro più questa slide, andiamo avanti. So this is what a typical wind turbine would cost and how much it would earn in the United States, and Francesco will give you the Italian version in a moment. Questo è quanto una turbina eolica costa e quanto produce negli Stati Uniti. Tra un po' Francesco ci darà gli stessi dati sull'Italia. So the wind turbine might cost $5 million to install. Costa, la turbina eolica costa $5 million. And it would generate 4 million kilowatt hours per year. E genererebbe 4 milioni di kilowatt per anno. And at 10 cents a kilowatt hour, it would generate $400,000 per year. Ed ad un tasso di 0.10 chilometri kilowatt produrrebbe $400,000 all'anno. So the simple payback is 10 years. Quindi diciamo il ritorno molto semplice è di 10 anni, l'ammortizzare di questo macchinario è di 10 anni. And once the wind turbine is paid for itself, it will earn $400,000 per year for the farmer. Dopo l'ammortizzare di questo macchinario, si potrebbe addirittura guadagnare $400,000 all'anno. And this is the reason so many farmers in Denmark and Germany develop wind energy. Questo è proprio questo il motivo per cui moltissimi agricoltori in Danimarca e in Germania utilizzano l'energia eolica. So if someone is approaching you to lease your land to put up a wind turbine, you need to check, you need to do what we say is your homework. Se qualcuno vi si approccia a voi chiedendovi di utilizzare un contratto di locazione per costruire delle turbine eoliche, dovreste, diciamo, come dico, dovreste un po' fare i compiti prima. There are a number of documents in English, there may be documents in Italian, but I don't know. Ci sono tanti documenti in italiano e in inglese. Quelli in italiano purtroppo non li conosco. There are some of these documents on my website if you read English. Ci sono alcuni di questi documenti sul mio sito, se leggete l'inglese. And this gives advice for landowners and how to negotiate with a company that wants to install wind turbines on your land. Questo dà consigli ai proprietari terrieri su come è meglio, quali sono le migliori condizioni per installare delle turbine eoliche sulle proprie terre. So if you want to make the most money from your land, it's always better to take a percentage of the revenue stream from the wind turbine. Quindi se volete per la maggiore somma
di energia, maggiore somma, il maggior profitto dato dalla vostra terra, è meglio che voi abbiate una percentuale di questo revenue, quindi di questo profitto. Sometimes they will just offer you a flat fee. Spesso vi offrono questa tariffa base, but don't take that. Ma non prendetela. Because you want a percentage of the revenue stream that the wind turbine earns. Perché voi volete sicuramente avere una percentuale del profitto generato da quella turbina e non solo una tariffa base. With a minimum payment, con un pagamento minimo, whether the wind turbine works or not. E se la turbina funziona o no. Because the company may not be very good at fixing the wind turbine. Perché non sappiamo, magari l'azienda non è molto brava a fissare le turbine eoliche. But that's not your problem. Ma questo non è un problema vostro. So you should be paid a minimum payment if the wind, no matter what happens. Quindi voi dovreste ricevere un pagamento minimo perché non si sa cosa può succedere. So there are a number of ways to deal with how wind turbines, the revenue from the wind turbines can be shared with the neighbors. Ci sono tanti modi per dividere il profitto dell'energia eolica con i propri vicini. Okay. Oh, okay. All right. So this is an example from Eastern Canada. Questo è un esempio dal Canada orientale. So if the wind turbine is setting on the farmer's land, they get quando la turbina è proprio sulla terra, no, dell'agricoltore. They get 70% of all the land lease payment. Loro hanno il 70% quindi del profitto. But their neighbors also get paid. Their neighbors also get paid money. Ma anche vicini. Ma anche vicini ricevono parte di questo compenso. So for example, the people living closest to the wind turbine receive 20% of the land lease. It's over here. It's sì. Their problem. Va bene. Test. Okay, so the people who live closest to the wind turbine get 20% of the land lease land payment. Quindi i vicini diciamo che abitano non lontano dalla turbina ricevono il 20% del contratto di locazione. And the people who live further away receive 10%. Quelli che vivono ancora più lontano ricevono il 10% del contratto di locazione. Invece il 70% è relativo al contratto di locazione della turbina. Quindi questo è un primo modo di far funzionare questo tipo di accordo. Another way to do it is the way the Germans do it. Un altro sistema è quello tedesco. When in Germany, if you have an area where the wind turbines are going to be installed, you contact all the farmers into an association. Per esempio in Germania, se si vuole costruire una turbina eolica, si contattano tutte le persone di quella zona e ci si costituisce in un'associazione. So they lease the land as a group, as an association. Quindi loro prendono la terra con un contratto di locazione proprio come un'associazione, come un gruppo. Because as a group they have more power in negotiating with the company. Perché come gruppo loro hanno più potere a livello di trattativa con l'azienda. And they can protect their own interests better. E possono proteggere meglio i loro interessi. One of the techniques of a company who wants to lease your land is to say, if you don't agree with me, I will put the wind turbine over here and you will get zero. Uno dei loro sistemi, le loro tecniche di persuasione è quello di dire, se non accetti la mia proposta, io metterò la turbina non lontano, molto lontano da te e tu però non riceverai niente. But when you're all in a group, they must talk to you as a group. Ma invece quando si è in un gruppo questo non accade perché la compagnia parla a tutti come se si fosse un gruppo. These farmers can also invest in the wind turbine,
but they also receive the land lease payment. Loro investono nelle turbine eoliche, però hanno anche un pagamento da questa operazione, quindi non hanno una tariffa base soltanto. In other words, everyone in the community can invest in the wind turbines. Quindi tutti nella comunità possono investire nelle turbine eoliche, including the people who own the land, includendo le persone che posseggono proprio la terra. But the people who own the land receive a special payment, the land lease. Ma le persone chi possiede la terra riceve tra l'altro un pagamento speciale. So what farmers need to make money with wind energy? Quindi per gli agricoltori che vogliono, diciamo, far soldi con l'energia eolica, is a high tariff, and you have a high tariff in Italy. Bisogna diciamo fissare una tariffa alta, e c'è una tariffa alta in Italia. You need a connection to the grid. Bisogna collegarsi alla rete. And you need a strong distribution system. Ci vuole un sistema di distribuzione molto grande, like you have here in Puglia. Come quello che c'è qui in Puglia. Okay, now I will turn it over to Francesco, and Francesco will speak in Italian. Quello che ci ha presentato Paul è forse lo stato dell'arte dell'associazionismo e di come si può davvero ottenere qualcosa a partire dagli affitti dei terreni. Ma in Italia si è mai fatto qualcosa del genere? Non si è mai fatto qualcosa del genere. La prima cosa che ci viene in mente quando pensiamo all'eolico e al rapporto che ha l'eolico sul territorio è la mafia. Perché? Perché c'è stata una forte speculazione in Italia, c'è stata una mancanza di pianificazione dell'eolico e delle rinnovabili in Italia, si è arrivati ad avere una delle tariffe più alte al mondo di incentivo senza avere una popolazione educata a questo e senza avere delle regole comuni. Si basta pensare, le linee guida per le rinnovabili sono di circa di 2 anni fa, ormai abbiamo raggiunto una buona saturazione delle reti elettriche nel sud Italia, quindi cioè, buona parte del lavoro è stato fatto. Ora il lavoro che viene è più difficile e ora solo stanno regolamentando quello che può essere la pianificazione, che può essere un corretto inserimento dei parchi eolici nel territorio. Molte volte vedo Sgarbi in televisione, non riesco a trattenermi. Una delle sue argomentazioni principali è che si fa il sud Italia l'eolico perché nel sud Italia c'è la mafia e c'è la comuna. Non è assolutamente vero, il sud Italia, questi sono la mappa dei comuni coinvolti nell'eolico in Italia, ma se vediamo corrisponde perfettamente con le aree in cui c'è il vento in Italia. L'eolico si fa nel sud Italia solo perché c'è il vento, a nessuno gli frega della mafia. La mafia c'è delinquenza, c'è la corruzione, ma c'è ovunque, in qualunque tipo di business, e non solo in quello dell'eolico. Chiaramente ci sono anche degli esempi positivi, tant'è che poi le notizie buone in Italia non arrivano proprio, cioè siamo sulla prima pagina del New York Times come modello di sviluppo territoriale, perché in provincia di Pescara, Tocco della Causaria, mi sa si chiama questo paese, con 4 turbine eoliche, con un buon accordo delle royalties. Quando parlo di royalties parliamo dei proventi di una percentuale delle revenue del guadagno del parco eolico che viene dato al comune. Con questa percentuale il comune di Tocco della Causania ha distrutturato un castello, ha fatto diverse opere pubbliche e la comunità è contentissima di avere il parco eolico quasi all'interno del comune. Questo tipo di notizie è difficile da vedere in Italia, da sentire in Italia, però siamo sulla prima pagina del New York Times. Vediamo un esempio di una turbina eolica come ha fatto Paul in Italia. Abbiamo gli stessi prezzi più o meno di quelli che ci ha presentato Paul. Una turbina da 2 MW con 80 metri di diametro e una torre di 80 metri costa circa 4 milioni di euro installata. Chiaramente stiamo parlando di numeri
di una, numeri generali, poi si va a vedere il dettaglio dal sito, eccetera. Una turbina, una tale turbina produce 4 milioni di kilowattora all'anno a 6 metri e mezzo, che 80 metri ci sono delle aree. Ad esempio questa è un'immagine che ho scattato ad Occhetta Sant'Antonio, ad Occhetta Sant'Antonio sui Pinali a 80 metri abbiamo questi numeri, non sono dei numeri irreali. Con la tariffa attuale, perché abbiamo avuto un cambiamento delle tariffe l'anno scorso in Italia, poi ne parliamo nello specifico questo pomeriggio, con l'attuale tariffa una sola turbina da 1 megawatt produce circa 540.000 euro l'anno. È un payback di 7,5 anni, che è un payback molto più breve di quello che ci ha descritto Paul negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti si sta facendo l'eolico e lo stanno facendo anche comunitario, lo stanno facendo anche in tutta Europa. Noi abbiamo è più conveniente da noi, ancora sono pochissime le iniziative comunitarie. Dopo il payback ovviamente il progetto guadagna 540.000 euro l'anno. Se vogliamo andare nel dettaglio, quando parliamo di royalties parliamo della revenue che viene data ai comuni, viene assegnata ai comuni. Questa è stata una cosa molto dibattuta in Italia, perché? Perché ci sono stati casi di infiltrazione mafiosa, c'è stato di tutto ed è stato anche diverse cause e questioni pubbliche. Ai comuni storicamente è stato dato dall'1 al 5%, quindi siamo in linea quasi con quelli che sono i revenue che sono dati in Germania. Però non c'è una regola generale. Ora, proprio perché ci sono state diverse questioni legate a queste vicende, si è stato trasformata la royalties in compensazioni ambientali, a cui non può essere vincolata l'autorizzazione, quindi lo sviluppatore può decidere ora di dare o meno delle royalties al comune, può ottenere l'autorizzazione anche se non dà delle royalties al comune, e comunque massimo è stato stabilito un tetto massimo del 3%. Per quanto riguarda il diritto di superficie, quindi per quanto riguarda gli affitti dei terreni, non c'è una regola generale. Io mi sono occupato per diversi anni di mini eolico, quindi mi sono girato tutte le campagne del sud Italia, tutti i crinali, e mi sono parlato con molti agricoltori, perché poi sono loro che in questo momento, da qualche anno, si stanno iniziando a interessare di mini eolico, perché vedono questi grandi profitti, dicono iniziamo a fare qualcosa. E mi sono trovato a parlare con persone a cui è stato affittato il terreno nei primi anni 90 a 300.000 lire all'anno, loro, e ne erano contentissimi perché avevano delle pietre su cui c'erano le pecore. È arrivato qualcuno da fuori e gli ha detto ti do 300.000 lire l'anno per delle pietre. Estremamente contento. Poi pian piano hanno iniziato a imparare, le aspettative sono sempre più alte, giustamente, perché poi ci stiamo allineando a quelli che sono i numeri che ci mostrava. Però diciamo che non ci sono esperienze come quelle che ha mostrato Paul di cooperazione tra i vicini, anzi gli sviluppatori tendono a dividere le persone, a fare proprio quei giochetti di piacere e di dispetto a qualcuno, in modo da poter abbassare i costi e da poter recuperare quelli che sono i siti più convenienti. Poche parole, possiamo riassumere la situazione italiana con questa vignetta di numero bis di Asterix, in cui noi in Italia siamo stati riusciti a costruire delle grandi piramidi, un 4,8% di rinnovabili non idriche in tutta la nazione, e una buona presenza dell'eolico, ma tuttora c'è questa piramide che traballa un po', perché non c'è stata nessuna pianificazione, non c'è un'idea di governo. Basta pensare che l'ultimo piano energetico nazionale c'è stato nel 1986, io ricordo quando ero bambino, alla fine ricordo gli adesivi dei Verdi sulla macchina di mio padre che aveva votato contro il nucleare. Da allora non è stato fatto alcun piano energetico, solo con Monti ci sono state le strategie energetiche nazionali, e Monti, senza consultare nessuno, ha deciso che l'Italia deve diventare l'hub del gas nel Mediterraneo, senza ragionare delle rinnovabili. Sì, ha iniziato a dare delle linee guida, sistemare un po' quello che è il settore delle rinnovabili, ma di fatto non c'è una
una visione nel nostro paese ancora di quella che è lo sviluppo delle rinnovabili. Non c'è questa sfida che si sento con i colleghi in Danimarca o in Germania, in cui bisogna cercare di risolvere i problemi per arrivare al 100% di fonti rinnovabili. Quindi c'è tanto lavoro da fare, l'idea di questo incontro è di provare a creare un gruppo che voglia sviluppare un parco eolico comunitario, magari creare un esempio, un precedente sul territorio, in modo da spiegare anche alle nostre amministrazioni, cercare magari un'amministrazione complice e vicina alle nostre posizioni, spiegare che ci sono anche altri modi, che nel mondo e in Danimarca, negli Stati Uniti, si sta sviluppando in un altro modo, può essere una ricchezza per il territorio, non solo per chi viene da fuori, per un investitore che cerca solo di dividere le persone che sono povere, poi, perché tutto sommato tutti i parchi eolici si fanno sui crinali dell'Appennino, che sono zone marginali, e cercare di dare un modello diverso per quello che sarà il futuro sviluppo. Ora possiamo fare una piccola pausa, in modo che ci ripassiamo un altro po' e diamo il tempo a Paul di andare avanti ci racconterà quelle che sono le esperienze, praticamente come nei vari paesi d'Europa e del mondo i contadini e i cittadini si stanno organizzando e praticamente realizzano i propri impianti. Grazie. You just continue now. Non ho capito. I costi di manutenzione. I costi di manutenzione. C'è Paul che ci farà una slide, penso, più tardi su quello che sanno. Paul, they are... Hello? Abbiamo cercato di dare per ora dei numeri proprio prettamente generali, perché poi per quanto riguarda il discorso proprio del business plan e del cash flow si deve ragionare un attimo di vari parametri, non è una regola generale. There is a question on maintenance costs. There is a question on maintenance costs. Ah, well, just a ballpark figure of the maintenance cost, it depends on the technology, no? Less than one US cent per kilowatt hour. Less than one US cent per kilowatt hour. Allora, meno di un centesimo di dollaro per kilowatt all'ora. Correct. On big turbines. Sì, sulle grandi. Su quelle piccole è completamente diverso. Ok, la questione è un po' più complessa, però ora ci limitiamo a questo. Okay. If we got, if we got time at the end. We can discuss about maintenance costs. We can do that. Okay. Se abbiamo tempo alla fine, magari ne discutiamo. Che il programma, poi sì. Magari dedichiamo un po' di tempo a dettagli del mini eolico e del grande eolico. Grazie. So this is the heart of what we want to talk about today is community power. Allora qui questa è una slide, questa è una parte della nostra giornata. What it is. In cui parliamo di quella che è la comunità, quindi l'elettricità che appartiene alla comunità. What community ownership means. Che significa la proprietà della comunità. This can be the landowner owning his own wind turbine. Si tratta per esempio dei proprietari terrieri. Can be a limited partnership, a company. Può essere anche una società a responsabilità limitata, un'azienda. Or a cooperative like we are here. O una cooperativa come quella in cui siamo adesso. There are the direct economic benefits to the owners. Ci sono benefici diretti proprio per i proprietari.
And so I will show you a number of examples. Quindi vi mostrerò una serie di esempi. And introduce electricity rebels. E vi parlerò anche dei ribelli dell'elettricità. Who are causing a revolution in Europe. Che stanno proprio causando una rivoluzione in Europa. The most important thing is that community power is about us, about the people. Quindi questa comunità di chi si nutre è proprio di persone, no? Persone, e l'opportunità è proprio data dalle persone, dalla gente. Puoi parlare di energia comunitaria come community power. It's okay. Community power, energia comunitaria. Oppure community power come concetto. Sì, sì. So, community power is local and that it's responsible to the local community. Quindi è locale. Ed è responsabile, la comunità ne è responsabile. And it's locally owned. È posseduta a livello locale. As I said, it can be owned by people who live in the village or by the people who live on the land. Come dicevo, può essere gestita da cooperative, persone di aziende a responsabilità limitata o anche proprietari terrieri. Because if we have community ownership, we can have much greater acceptance of renewable energy on the landscape. Se noi proprio possediamo, se c'è un possesso da parte della comunità, c'è più accettazione, c'è più accoglienza di questo tipo di energia, quella eolica. Because if we're going to have as much renewable energy as we need to reach 100% renewable energy. Perché se noi avessimo proprio il massimo dell'accettazione per quello che può riguardare il nostro target, che è 100% dell'utilizzo di energia rinnovabile, il pubblico, le amministrazioni pubbliche dovranno per forza di cose accettare quello che stiamo facendo. Quindi se abbiamo proprio il possesso da parte della comunità, noi possiamo sviluppare l'energia eolica molto più rapidamente, possiamo coinvolgere molto più gente a livello locale e possiamo anche inserire più denaro a livello locale e possiamo anche creare più posti di lavoro. Io parlo oggi di turbine eoliche a livello commerciale, ma i progetti piccoli sono quelli che stanno facendo la differenza. Per fortuna le turbine eoliche funzionano meglio dei microfoni. Una volta parlavo in un ufficio governativo. And I went to testify to tell the government that wind turbines worked. Una volta gli ho detto proprio che le turbine eoliche funzionano. I was stuck inside an elevator for an hour. Ed io sono rimasto in un ascensore per un'ora. The fire department had to come and rescue. I pompieri sono venuti a salvarmi. And I had to climb out with a ladder. E io ho dovuto, insomma, arrampicarmi ad una scala. And I walked up to the government agency. E sono arrivato all'agenzia governativa. I said these wind turbines here work much better than your elevator. E ho detto queste turbine eoliche funzionano molto meglio del vostro ascensore. So in other countries we have a large amount of ownership of wind energy by the people. Quindi in altri paesi abbiamo molte turbine eoliche proprio possedute dalle persone di proprietà. In Germany 50% of the wind energy is owned by farmers or cooperatives. In Germania il 50% dell'energia eolica è prodotta da agricoltori nella forma di cooperative. In Denmark it's 75%. In Danimarca è il 75%. Whereas in Britain and Spain it's zero. Ma in Gran Bretagna e Spagna è zero. And we hope that we will increase the amount of community
ownership here in Italy. E noi speriamo che questo fenomeno, quindi delle, del possedimento della, delle turbine di energia eolica, aumenti qui in Italia. This has not been done here at the same scale that it's being done in Germany and Denmark. Perché qui non è ancora stato fatto nella stessa, diciamo, grandezza in cui è stato fatto già in Danimarca e in Germania. So one of the reasons it is important that you own the wind turbines. Quindi quali sono le motivazioni per cui è importante che voi possediate le turbine eoliche? Because it creates more value to your community than owned by a corporation in Rome or in Zurich or in London. Perché crea molto più valore, è molto più importante che sia prodotto qui localmente e non che sia per esempio posseduto da una grande multinazionale che ha sede a Roma o a Zurigo. So what this slide shows, if you own the wind turbines yourself, the amount of value that flows into your community is many times greater than when the wind turbines are owned by someone else. Quindi quello che questa slide mostra è proprio questo, cioè il valore aggiunto che dà il fatto che voi possediate una turbina eolica. È molto molto più alto questo valore che se fosse, che se la turbina fosse posseduta da una multinazionale. So now I will give you a number of examples of community-owned wind here in Europe. Adesso vi do alcuni esempi di alcune, quindi, aziende di produzione eolica in Europa. This project is in the Netherlands and it is 30 years old. Questo progetto è in Olanda e ha 30 anni. And they have very small wind turbines by today's standards. Loro hanno delle turbine molto piccole anche a livello di, anche per quanto riguarda gli standard proprio odierni. And one of the characteristics of community owned wind turbines. È una delle caratteristiche di queste turbine eoliche comunitarie. Because they are owned by the people. Siccome sono possedute dalle persone, dalla gente, they make this information public. Loro rendono queste informazioni pubbliche. And so this information on this project is all on the internet. Quindi le informazioni su questo progetto sono su, tutte, su, su internet, su questo sito che vediamo. It's in Dutch, but you can get the idea. È in olandese, ma possiamo un po' capire di che si tratta. This is another Dutch project where the wind turbines are shared between the farmer and the utility company. Questo è un esempio in Olanda in cui la, le turbine sono di, suddivise tra i proprietari e il pubblico, quindi sono, sono di coproprietà. And in this case, a farmer owns this land and a farmer owns this land. They put the wind turbines in the middle. Quindi per esempio un agricoltore da una parte, uno dall'altra e le turbine eoliche sono al centro. So that one farmer didn't own all the wind turbines and the other farmer owned zero. Quindi non succede che uno ne ha di più dell'altro. So they could share the wind turbines. Quindi semplicemente loro le condividono. And this is a difference in the attitude that we see with community-owned projects. E questa è una differenza nell'approccio proprio che vediamo con le cooperative, quindi di condivisione dell'energia eolica. This is a famous offshore project that's in the harbor of Copenhagen. Questo è un famosissimo progetto nel porto di Copenaghen, è una turbina eolica a mare aperto. And it was developed by a cooperative. È stato sviluppato da una cooperativa. And this is not a small project, this is 40 megawatts. Questo è 40 megawatt, è un grande progetto. And you can see this from in, from the city of Copenhagen. Questo si può vedere proprio dalla città di Copenaghen. And it only costs 600 euros per share. E costa solo 600 euro per azione. And it's visible from the seat of government of Denmark. E si può vedere proprio dal, dal palazzo del governo della Danimarca. So imagine that there were wind turbines in Rome and the parliament sat and looked out the window and could see wind turbines. This is what the government of Denmark sees when they look out the window. Quindi immaginate che a Roma, per esempio, nel palazzo del governo si guardi dalla finestra si possa vedere un impianto eolico, è molto bello e questo è quello che succede in Danimarca. And all their information is published on their website. Tutte le informazioni su questo progetto sono sul sito, sono pubbliche quindi.
And this is the project in Denmark that I mentioned earlier. Questo è un progetto danese di cui parlavamo prima. And Hvide Sande, or white sand. Significa sabbia bianca. And it's three wind turbines, but they are very big wind turbines. Sono tre turbine eoliche, ma molto grandi. And it was developed by the tourist board. Ed è stato sviluppato dall'ente turistico locale, dall'agenzia turistica di questa zona della Danimarca. And 20% is owned by 400 people who live in the community. Il 20% è di proprietà di locali, di persone residenti nella zona. And this is sono 400. This is not an industrial harbor like Taranto. This is a tourist site. Questo è un sito turistico, non è assolutamente una zona, diciamo, come Toronto, una zona industriale come quella di Toronto in Canada. So the community will earn 9-11% per year in revenue. Il fatturato sarà dal 9-11% per la comunità. This is another very England. Questo progetto è nel Regno Unito. It was the first community-owned project in England. È stato il primo progetto comunitario in Gran Bretagna. It is a cooperative. È una cooperativa. Where one person has one vote. Dove una persona corrisponde un voto. No matter how much share, how many shares they own. Indipendentemente dalle azioni che hanno. And earn 6% return per year. E c'è un 6% di ritorno economico all'anno. And there are many projects like this in Germany. Ci sono tantissimi progetti del genere in Germania. This is an example of a cooperatively owned project in southern Germany near Freiburg. Questo è un progetto vicino a Friburgo, nel sud della Germania, sempre un progetto di tipo comunitario. All the information is on the website. Tutte le informazioni sono sul sito. And earlier I told you how much they pay for their land lease, the payment for land. Prima vi parlavo di quanto si paga per il contratto di locazione, il leasing della terra, no? In German that's called Pacht. In Germania questo si chiama Pacht, in tedesco. And this project pays 6.5% of the revenue to the owner of the land. E in Germania questo dato è solo del 6.50%. This is a very big project, 100 megawatts, but it too is owned by people in the region. Questo è un grande progetto posseduto dalle persone della regione. And when they built this project, they could have put their offices in Berlin or in Frankfurt. E avrebbero potuto anche mettere i loro uffici a Berlino o a Francoforte. But they broke the project up in several parts. Ma il progetto è stato suddiviso in varie regioni. So that they could incorporate the projects in the communities where the turbines are located. Di modo che loro hanno inserito le turbine eoliche nelle varie zone di interesse. In Germany they pay a special tax to the comune. Perché in Germania loro pagano una speciale tassa al loro comune. They make sure they pay money to local government. Quindi questo gli dà la sicurezza che stanno pagando delle tasse per il governo locale. Again, this is a different attitude. Questo di nuovo è una nuova attitudine, diciamo, un nuovo approccio più comunitario all'eolico. So this is a very specific project in Germany. Questo è un progetto molto particolare in Germania. And the amount that's paid for the land, 20% of all that revenue goes to the landowner. Quindi 20% di questo pact, che sarebbe il contratto di leasing, poi va come profitto al proprietario terriero. And they contribute almost 1% to a special fund for community projects. E circa l'1% va ad un fondo per i progetti comunitari. Like the manor core, like the village choir. Per esempio come il coro del paese. Or the brass band. Oppure la banda locale, local
football oppure team. Il calcio locale. And we have done some projects like this in North America. Abbiamo anche dei progetti simili nel Nord America. This is in the capital of Ontario. Ontario is in Canada. Questa è nella capitale dell'Ontario in Canada. And it's the first wind turbine installed in a city in North America. È nella prima turbina installata nel Nord America. It's owned by 400 nella città di Toronto, precisamente. Yeah, in Toronto it's owned by 450 people like ourselves. Ed è di proprietà di 450 soci, persone come noi. This wind turbine is highly visible. Questa turbina è molto molto visibile. It's on the main highway from the airport. È sulla strada, l'autostrada principale che va verso l'aeroporto. It's right in the heart of the city. È davvero nel centro, nel cuore della città. It's in a park. È tra l'altro in un parco. Exposition Park. È nel parco delle esposizioni. Where there are hundreds of thousands of people who visit every year. Dove ci sono moltissime persone che visitano ogni anno. This project has become a beacon or a light for all of North America. Questo è diventato proprio, diciamo, un faro, no? Un faro è un esempio, diciamo, importante, significativo da cui prendere spunto per tutte le altre città del Nord America. And it's very popular because people can walk right up to the wind turbine and hug it. È molto bello perché la gente che attraversa il parco può anche andare vicino alla turbina e abbracciarla. Or sit under the wind turbine and eat a hot dog. Oppure sedersi sotto la turbina e mangiare un hot dog. Oh, and I must say, those are real people. Queste sono persone vere. I did not put them in with Photoshop. Non le ho inserite assolutamente con Photoshop, credetemi. This is a cooperative and this is their annual meeting. Questa è una cooperativa e questo è il loro incontro annuale a Toronto. And they are people just like us here. E sono persone proprio come noi qui. One person gets one vote. Quindi una persona un voto. And every year they have their annual meeting. E ogni anno hanno il loro incontro appunto annuale. This is democracy in action. Questa è proprio democrazia in azione. So community wind is the third way of developing wind energy. Quindi il, diciamo, vento comunitario è il terzo modo per produrre energia eolica. We can have very small wind turbines installed in your backyard. Possiamo avere delle turbine eoliche molto piccole installate nei nostri cortili. We can have giant wind farms built by utility companies. Possiamo anche averne di molto grandi costruite da aziende di telecomunicazioni, società elettriche. Build projects by ourselves. Oppure fare dei progetti da noi. Quindi tre modi. Is Italy being left behind? Quindi l'Italia è un po' indietro? No. È rimasta indietro? No. Because you have the time to get this right. No, perché c'è tempo per sistemare le cose. It is very, 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 very difficult. È molto, molto difficile. But it's just the beginning. Ma è solo l'inizio. And once you do the first wind turbine, the second is much easier. Una volta fatta la prima turbina eolica, la seconda sarà molto più facile. The third is easier again. E la terza sarà ancora più facile. And by the time you have communities all across southern Italy developing their own projects, it will be very easy. E fino a quando avremo proprio comunità che in tutto il sud Italia producono energia eolica, questo diventerà sempre, sempre più facile. So there is a revolution underway and Italy can join this revolution. C'è proprio una rivoluzione, sta accadendo, c'è proprio una rivoluzione in atto e l'Italia dovrebbe, diciamo, unirsi a questa rivoluzione. Because not only can we develop renewable energy. Perché noi non solo possiamo produrre energia rinnovabile. We can democratize it. Ma noi possiamo anche democratizzarla. So again, the rallying cry of the electricity rebels is that the wind resource is our resource. Quindi dicevamo questa ribellione dell'elettricità, questo è proprio il grido, no? Il grido della ribelle che dice che
L'energia rinnovabile è una risorsa locale, è la nostra risorsa e noi vogliamo anche farne, insomma, farne un profitto del denaro da questo. Noi vogliamo che questo produca profitto per noi stessi e per la nostra comunità. So we can do it ourselves. Quindi noi possiamo fare noi stessi l'energia. We invest our own money. Noi investiamo i nostri stessi soldi. We accept the change that this creates. Accettiamo il cambiamento che questo crea. And with this we can develop projects for our communities. E con questo noi possiamo sviluppare progetti per le nostre comunità. So in Germany today 51% of all renewable energy in Germany today is owned by farmers and people like ourselves. Quindi pensate che in Germania tutta l'energia rinnovabile è posseduta dal 51%. Il 51% dell'energia rinnovabile è posseduta da agricoltori e persone come noi. So in the United States where we like to brag about how democratic we are. E negli Stati Uniti dove ci piace insomma un po' diciamo vantarci di quanto siamo sostenibili, utilizziamo le energie rinnovabili. We have hardly any of this. Abbiamo davvero pochissimo di questo, in realtà la situazione è molto diversa. So when Americans ask me where they can see democracy in action, quindi quando gli americani mi chiedono dove è possibile vedere la democrazia in azione, I send them to Germany. Io dico la Germania. Io li mando in Germania. So of wind energy in Germany today, quindi l'energia eolica in Germania oggi, 54% of all the wind energy is owned by farmers and individuals. Quindi il 54% è posseduta da agricoltori e persone semplici, individui. And this represents 30 billion US dollars. Questo rappresenta 30 miliardi di dollari americani. So don't let anyone tell you you don't have enough money to do this. Quindi non potete assolutamente dire che non avete abbastanza soldi per farlo. You do. Bisogna farlo. So these electricity rebels are democratizing electricity generation. Quindi questi ribelli dell'elettricità stanno, diciamo, democratizzando. Sono una generazione che vuole essere più democratica. We're putting money in their local community. Stiamo mettendo più denaro nelle comunità locali. Creating jobs for their own people. Creiamo posti di lavoro per le persone. Creating opportunity for their people. E anche creare opportunità per queste persone delle comunità locali. And most important for all of us today is they're creating hope. È ancora più importante per oggi, per quello che accade a noi oggi, è creare speranza. This is being done in Denmark and Germany, and maybe it will be done here in Italy as well. Questo è stato fatto in Danimarca e in Germania e probabilmente sarà fatto anche in Italia. So what are the elements of success for the energy rebels? Gli elementi di successo per questi ribelli dell'elettricità sono i seguenti. Transparency, transparency, transparency. Trasparenza. Cooperation. Trasparenza. It's okay. Cooperation and compromise. Cooperazione e compromesso. Creative problem solving. Il problem solving, cioè la capacità di risolvere i problemi in maniera creativa. With the idea that together we are strong. È l'idea che insieme si è più forti. It's probably the same characteristics of the people who originally built this cooperative here. Molto probabilmente sono le stesse caratteristiche delle persone che hanno costruito questa cooperativa in cui siamo oggi. Or all the other cooperatives in Puglia. O tutte le altre cooperative in Puglia. So, meet the rebels in Denmark. Andiamo a incontrare i ribelli in Danimarca. And this is just to show you wind turbines can be put anywhere. Come volevo mostrarvi che infatti le turbine eoliche possono essere costruite ovunque. This is one of the most famous sites in Denmark. Questo è uno dei siti più famosi in Danimarca. This is where the British burned Copenhagen before they burned the White House in
Washington DC. Questo è dove gli inglesi hanno bruciato Copenaghen prima di bruciare la Casa Bianca a Washington. And this is a wind farm within sight of this famous historical park. Quindi questo è un parco eolico con la vista di questo famosissimo sito storico. This is the Lunetten Cooperative. Questa è la cooperativa Lunet di Copenaghen. It's owned by people who live in Copenhagen. È posseduta da persone che vivono proprio a Copenaghen. And it's a very nice place for a picnic. È un bellissimo posto per fare un picnic. When it's not raining. Quando non piove. This is the same project I just showed. Questo è lo stesso progetto di cui parlavo prima, la stessa compagnia Lunetten. So the next time you are a tourist in Copenhagen. Quindi la prossima volta che andate a Copenaghen per turismo. And you want to take a picture of the Little Mermaid. E volete fare una foto della sirenetta. You are taking a picture of a wind farm. Quindi voi proprio farete fotografie a questo parco eolico. Owned by people like us. Di proprietà di persone esattamente come noi. All this information is on their website. Queste informazioni sono tutte sul loro sito. And some of it's in English. E alcune di queste sono in inglese. So meet Anton Bro. Lui è Anton Bro. He is the head of the cooperative. Lui è il capo della cooperativa. That built wind turbines in the water. Che ha costruito la turbina eolica nell'acqua. But not offshore. Ma non in mare aperto. The Danes say that they have their feet wet. I danesi dicono che loro hanno i loro piedi bagnati. Because at high tide you need a boat. Perché con la marea alta c'è bisogno di una nave. But una at barca. Low tide you can drive. Ma invece con la marea bassa va bene. You can. Si può camminare, quindi sono solo i piedi bagnati. And all their information is publicly available. Quindi tutte le informazioni sono disponibili per il pubblico sul sito. And meet some of Germany's what we call Jeffersonian rebels. Incontriamo anche un ribelle che noi in America chiamiamo un ribelle alla Jefferson. Jefferson was one of our rebels who fought against Great Britain. Lui fu uno, Jefferson, americano Jefferson, fu uno dei ribelli che combatté contro la Gran Bretagna. And here is a Jeffersonian rebel who has a new job and a new career. Quindi qui abbiamo un ribelle un po' alla Jefferson che ha un nuovo lavoro e una nuova carriera. He does not have to move to Berlin or Hamburg. Lui non deve trasferirsi a Berlino o Amburgo. He's a graduate who can find a job in his own village. Lui è una persona laureata che ha trovato lavoro nel suo paese. And this project is community owned. E questo è un progetto comunitario. And what's interesting for me as an American, this project is 6 megawatts. Questo progetto è di 6 megawatt. And he was saying, "Oh, this is so small, this is nothing important." E lui mi diceva, "No, ma è così piccolo, non è così importante." And I'm an American, I would say, "Wow, 6 megawatts, this is fantastic." E io da americano dicevo, "No, 6 megawatt è fantastico, va benissimo." He says, "But next year we will do 20 megawatts." E lui mi diceva, "No, non preoccuparti, l'anno prossimo cerchiamo di fare 20 megawatts, scusami." And that's the kind of spirit. E questo è lo spirito che io vedo. There's an excitement. C'è proprio una specie di eccitazione, no? Di entusiasmo. Meet Joseph Pesch. Questo è Joseph Pesch. He is just one man. È solo una persona, un uomo. He has developed 45 megawatts of projects. Ha sviluppato un progetto di 45 megawatt. All community owned. Tutto a livello comunitario. And he's just one of many. E lui è solo uno dei tanti che fa questo. Meet Ursula Sladek. Abbiamo qui anche Ursula Sladek. Who after Chernobyl told her utility company she didn't want to buy any more nuclear power. Dopo Chernobyl non ha voluto più acquistare energia nucleare. And the utility said, "Oh, you must buy our electricity and it comes from nuclear power plants." E le aziende elettriche le avevano detto, "No, tu devi assolutamente comprare questo tipo di energia."
She said, "No, no, no, you do not understand. We do not want to buy your electricity." E lei ha risposto convinta: "No, no, no, io non voglio comprare, acquistare il vostro tipo di elettricità nucleare, quindi." So she organized a campaign in her small village. Quindi lei ha organizzato un tipo di campagna in un paesino to kick the utility out. Per diciamo buttare fuori questo tipo di agenzia elettrica. And they had a plebiscite where the village voted. E in un plebiscito la comunità, il paese ha votato. And the first time she lost. La prima volta lei ha perso. Second time she lost. La seconda volta ha perso di nuovo. The third time she won. La terza volta ha vinto invece. And now it's one of the largest small cooperatively owned utilities in Germany. E adesso lei è una delle aziende elettriche, delle aziende cooperative più grandi, più importanti in Germania. Yes. Come è possibile che acquistiamo soltanto una... How is that possible? Only buy electricity that doesn't come from a nuclear power. Okay, that's good question. È una buona domanda. The electricity market in Germany is deregulated, is liberalized. Diciamo che il mercato dell'energia elettrica in Germania è liberalizzato. So they can buy electricity from wind turbines and hydro and solar. Quindi loro possono comprare energia elettrica dal dalle turbine eoliche, solare, idro. And then they resell that. E poi le rivendono ai loro clienti. No, the grid is the same. So this is a transaction in a computer. Questa è una transazione in un computer. This is a liberalized market. Questo è un mercato liberalizzato. But they buy the electricity from their own from projects that are wind and solar. Ma loro comunque acquistano la loro energia dai loro pannelli solari o dalle loro centrali eoliche. And they don't buy any nuclear. Non comprano nessun tipo di energia nucleare. Yeah, sì. Okay. It's a philosophical question. Exactly. È una questione filosofica. Infatti, sì. So this is Hans Heinrich Andreessen. Questo è il signor Hans Heinrich Andreessen. He manages 16 different wind projects. Lui ha partecipato a 16 diversi progetti. And they're all owned by the local people in that region. E sono tutti di proprietà delle persone delle regioni di pertinenza. The smallest only has 15 people in it. La più piccola ha solo 15 persone all'interno. But the biggest il più piccolo parco eolico. What is amazing for me as an American when I go here? Quando io vado qui, per me da americano, quello che mi stupisce di più. They tell me they cannot build any more wind turbines where they live. Mi avevano detto, è proprio il fatto che mi avevano detto che non riuscivano più a costruire turbine eoliche dove vivevano. Because the wires are full. Perché i cavi, i fili erano pieni, non c'era più spazio. So they say, okay. We build our own wires. Quindi hanno detto ok, costruiremo i nostri cavi. And for me as an American, nostre linee. Per noi americani questo era un po' scioccante. This is why I send Americans to Germany. Questo è proprio il motivo per cui io mando gli americani in Germania. This is Hans Detlef Feddersen. He's a pioneer in the community ownership of wind energy in Germany. Lui è il signor Hans Detlef Feddersen, è un pioniere della diciamo energia eolica condivisa in Germania. He's in the very northwest corner of Germany by the Danish border. Nel nord-ovest la Germania, al confine con la Danimarca. They have 160 people. Loro hanno 176 abitanti in questa zona. They've developed 50 megawatts of wind within their polder, their dike, within the dike. Loro nella loro diga hanno sviluppato quasi 50 megawatt di energia eolica. 95% of the people who live there own shares in the wind turbines or the solar panels. Quindi il 95% è proprio di proprietà di
di chi ci vive, insomma, proprietà domestica. This is one of the most famous ones in Germany. Questa è una delle più famose in Germania. And as you saw from his name, his family at one time probably was Danish. E da, come potete notare dal suo cognome, molto probabilmente la sua famiglia aveva origini danesi. So the ideas came across the border from Denmark. Quindi l'idea è proprio passata attraverso il confine dalla Danimarca alla Germania. And the Germans have adopted this Danish idea that we too can own the wind turbines. E anche i tedeschi quindi hanno proprio fatto propria questa idea di poter possedere una turbina eolica e poterla condividere con la popolazione locale. They own wind, solar and biogas. Loro hanno, posseggono quindi energia solare, eolica e gas biologico, biogas. In Germany they have lots of pigs. Come voi sapete, ci sono molti maiali in Germania. And so these farmers in this part of Germany, the land area represents only 0.5% of the land area of California, where I come from. Quindi questa la proporzione di queste di popolazione del nord-est della Germania rappresenta solo lo 0,5% della California, dove Paul viene. They developed almost 1,000 megawatts. Loro sviluppano quasi 1000 megawatt di energia eolica. Represents less than 1% of the land area. Rappresenta meno del 1% della superficie territoriale. And 90% of that is owned by the people who live there. E il 90% è di proprietà della comunità locale. So when people from California like to say how successful we are with wind energy. Quindi quando la gente quando i californiani diciamo si vantano un po' di quanto siano loro di successo con l'energia eolica. I tell them that the farmers in this region of Denmark produce more electricity than they do, and the farmers in this region of Germany own the wind turbines. Lui le risponde che in realtà gli agricoltori di questa regione della Germania producono molto di più di quello che fanno loro. So meet the entrepreneur Matthias Willenbacher from UV. Incontriamo questo imprenditore Matthias Willenbacher. Sì. His company has 1,000 employees and continues to expand. La sua azienda ha più di 1,000 dipendenti e continua a crescere. For young engineers in Germany, this is the most sought after job. Questo è il lavoro più ricercato per i nuovi ingegneri in Germania, per gli appena laureati. He's a big promoter of 100% renewable energy. Lui è un grande promotore della energia rinnovabile al 100%. And before he did this, he was a farmer. Prima di far questo, lui era un agricoltore. On his farm. Chi ha iniziato la rivoluzione proprio nel cortile di casa propria. Where his father said he was crazy. Suo padre gli diceva che era pazzo. Lui era qui in questo territorio. But after the first wind turbine began earning money, he said maybe you are not so crazy after all. Quindi lui costruì, suo padre diceva che lui era pazzo, ma dopo aver costruito la prima turbina eolica, suo padre gli disse: vabbè, dai, non sei così pazzo in fondo, perché produceva denaro. This is where he works. Questo è dove lui lavora. And they can see the solar energy. Si può vedere l'energia solare. And they can see their wind turbines. Loro stessi da casa loro possono vedere le loro turbine eoliche e i loro pannelli solari. And the electricity they produce here, they sell or they use to charge electric vehicles. E l'elettricità qui prodotta è venduta oppure è utilizzata per caricare veicoli elettrici. Meet Heinrich Bartelt. Incontriamo adesso Heinrich Bartelt. One of the German revolutionary leaders. Lui è uno dei leader della rivoluzionari proprio di questa innovazione eolica. Who chose to build his wind farm in the former East Germany. Lui ha scelto come zona la vecchia Germania dell'Est. To help la DDR.
to help the people in East Germany. Quindi per aiutare le persone della Germania dell'Est, che sono più povere. In the village of Dardesheim. Nel paese di Dardesheim. Where the mayor is proud of their choir. Dove lui è molto contento del loro coro. Proud of their brass band. Contento della banda. And he's proud that his village has enough wind and solar energy that they are 100% renewable. È molto contento anche dell'utilizzo molto proficuo dell'energia eolica e solare. Meet Adam Twine. Adesso incontriamo Adam Twine. From England. Dall'Inghilterra. They don't have to be German or Danish. Non bisogna essere per forza tedeschi o danesi. He built 6.5 megawatts of wind energy. Lui ha prodotto 6.5 megawatt di energia eolica. 3.6 megawatts of solar energy. 3.6 megawatt di energia solare con fotovoltaico. All owned by people in the community. Tutta di proprietà locale, della comunità locale. And if you think developing wind energy that you own in Puglia is difficult, let me tell you it is much more difficult in England. E se voi pensate che è difficile produrre energia eolica qui e solare qui in Puglia, vi assicuro che è molto più difficile in Inghilterra. So community power is about the faith in yourself that you can do this. Quindi questo potere dato alla comunità è molto, riguarda molto la fede che si ha, la fiducia che si ha in se stessi, and about the faith in your community, e la fiducia nella propria comunità locale. That yes, you can do this and we can do this. Certo, sì, noi possiamo farlo. You don't have to be Danish, you don't have to be German. Potete farlo, non dovete per forza essere danesi, né tedeschi, you né francesi. You can do this yourself. Potete farlo da soli. And here's some links for information about how to do this. Qui ci sono dei link che potrebbero essere utili. As I said, this is all on my website. Questo è tutto sul mio sito, come vi dicevo. Okay. Okay. So we can sit. So, what's the next? It's 12:30. Ok, allora il prossimo intervento era previsto per dopo pranzo. Come possiamo sviluppare? C'è una proposta, diciamo, c'è la voglia di spiegare quello che sarà, che può essere in Italia. Presenterò anche quelle che sono le realtà esistenti in Italia e tra le realtà esistenti in Italia c'è la Ionica Investment, ad esempio. In questi giorni siamo stati in giro con Paul per vedere quelle che sono le realtà locali. Siccome l'ingegnere Pietro Lecce della Ionica Investment, che è una realtà di Lizzano, una delle realtà che presenterò nel mio intervento successivo, deve andare via per pranzo con la famiglia perché è domenica, eccetera. Magari se ci fa un breve intervento su quello che sta facendo lui, che a mio avviso potrebbe essere una delle persone da incontrare, uno dei nostri ribelli dell'energia, quindi che ha costituito la Ionica Impianti, è una cooperativa e a Lizzano in questo momento stanno lavorando 40 persone localmente per costruire delle turbine e ora stanno cercando di avviare hanno avviato un'iniziativa di proprietà locale delle turbine. Ora, brevissimamente, se può fare un intervento. Un microfono per... Sì, buongiorno, sono Pietro Lecce della Ionica Impianti, siamo a Lizzano, in provincia di Taranto. Come azienda siamo produttori di mine eolico a partire dal 92, quindi circa 20-21 anni fa abbiamo cominciato questa iniziativa da un insieme di ingegneri, insomma, che lavoravamo in Ansaldo. Ci siamo distaccati per poi formare la Ionica Impianti, che produce, progetta, costruisce mine eolico di piccola taglia fino
a 60 kW. Attualmente abbiamo installato circa 400 turbine in Europa e adesso c'è un'iniziativa nuova che prevede l'utilizzo di un accelerato diffuso al fine di poter, diciamo, avvicinare a queste iniziative agricoltori e anche piccoli imprenditori che diversamente possono o rimangono comunque esclusi da questo tipo di mercato. Però volevo, prima di parlare due minuti di questa cosa, volevo dare un mio contributo al discorso di Paul che prima ha fatto. Innanzitutto credo che sia opportuno, per quanto concerne i coefficienti da utilizzare per l'eolico, dare un'idea del costo, cioè degli euro a metro quadrato, può escludere iniziative, diciamo, che volgono al miglioramento tecnologico delle turbine, perché il metro quadrato non tiene conto, per esempio, se ci sono delle migliorie di rendimento sull'aerodinamica del rotore. Noi abbiamo sul mercato del piccolo eolico soprattutto dei coefficienti di potenza molto diversi, cioè che vanno da 0,3 a 0,5 circa, e quindi l'euro al metro quadro non tiene conto di questo tipo di miglioramento tecnologico sui rendimenti delle turbine. Così come anche, per esempio, avere delle turbine che presentano generatori multipolari anziché generatori con moltiplicatore, ovviamente facendo l'euro al metro quadrato non si tiene conto anche di questo miglioramento tecnologico, che esclude per esempio l'utilizzo del moltiplicatore di giri con miglioramento del rendimento meccanico e con miglioramento anche dei rendimenti manutentivi. Credo sia più corretto il secondo coefficiente che usava Paul, che sono gli euro a kilowattora prodotti. Okay. Per quanto riguarda invece le tematiche economico-sociali dell'eolico di piccola taglia o comunque dell'eolico democratico, vorrei ricordare anche una frase del signor Siemens nel XIX secolo, che al contrario invidiava l'Inghilterra, perché in Inghilterra c'erano le SPA con una sterlina, mentre in Germania esisteva la minimazione di 1000 marchi, questo nel XIX secolo. Evidentemente l'eolico ha stravolto un po' i rapporti. In Inghilterra ci sono problemi a avvicinare il piccolo imprenditore, in Germania invece hanno capito la lezione. Da questo punto di vista è molto importante pensare di avvicinare nuovi soggetti alla produzione di energia. Noi attraverso la Ionica Invest abbiamo fatto questo lavoro, stiamo facendo questo lavoro, è una società aperta, è un SPA, una società aperta a tutti coloro i quali vogliono contribuire. Ha delle particolarità questa società, perché all'interno della società ci sta anche la fabbrica, che siamo noi, che produciamo anche localmente, quindi oltre al ritorno economico della produzione energetica esiste il ritorno economico anche della manifattura, che in questo caso è pugliese. E nello stesso tempo esiste anche un'altra particolarità, che è quella di produrre energia in vari punti, cioè quella che si chiama generalmente microgenerazione distribuita, cercando di utilizzare tutti i vari gangli che la rete elettrica ci lascia disponibili in Puglia, per cercare di generare energia elettrica là dove i punti sono anche collegati all'utenza, quindi là dove anche l'energia elettrica viene utilizzata. Attraverso questo principio noi inizialmente come Ionica Invest stiamo facendo appunto questa iniziativa ad azionario diffuso per circa 3 megawatt sviluppati su tutto il territorio pugliese, piccoli impianti da 60 kW a cada uno, attraverso un processo che tiene conto anche di avvicinare anche a volte il produttore, il proprietario del terreno, che in qualche modo si cerca di rendere in quote ciò che lui dà in terreno, cioè in qualche modo si cerca di far avvicinare anche il proprietario del terreno a diventare azionista, piccolo azionista di questa realtà, quando questo viene richiesto. Quindi noi siamo sul sito e eventualmente poi
Francesco darà le informazioni. Posso lasciare qualche piccolo dépliant che magari sì. Per il momento ho finito, vi ringrazio. Yeah, I think so. Okay, I can go. Okay, because I had to go and I was connected, the community win with the Ionic investment, so we had just... Mm-hmm. Okay, so I check out. Yeah, ciao. Mm-hmm. Stanno andando via, grazie. Che quale? Shadow Figures. L'effetto è fallio delle ombre. Stroboscope. Effetto stroboscopico. So, how much longer do we want to go before lunch? Well, what time is it? I want, if you just, yeah, just ask them. A che punto siete? Chiamo di... problema dal punto di vista della divisione dell'eventuale reddito che si crea con questa iniziativa. In Italia esistono dei limiti nella cooperazione da questo punto di vista, per distribuire il reddito che si provoca attraverso l'energia prodotta. Quindi l'SPA è l'unico modo più corretto attraverso... Nel fattore di scenario non abbiamo fatto questo tipo di ragionamento, ci sono tanti piccoli investitori, ognuno dei quali diciamo, partecipa al 10% a un piccolo sindacato interno, in modo tale che sono 15 membri che presiedono un comitato, da questo comitato di 15 persone nasce poi il CDA di 5 persone, in modo tale che ci sia un rapporto continuo tra il piccolo imprenditore e chi decide. Cioè, abbiamo cercato di fare delle forme di questo tipo. Ok, we want to give it to Sylvia. Ok, so before lunch we will continue with environmental impact. Okay. Prima di passare al pranzo vorrei un po' parlarvi dell'impatto ambientale dell'energia eolica. We'll talk about shadow flicker. Parleremo dell'effetto stroboscopico, noise, il rumore, birds and bats, uccelli e pipistrelli, and how much land area wind turbines occupy. E l'area di terra occupata dalle turbine eoliche. Shadow flicker is from the shadow of the wind of the blade as it passes through the sky. Quindi passa dalla pala e va sul stroboscopico. It's very easy to predict. È molto facile da predire. There is software that can predict shadow flicker. Ci sono dei software proprio che prevedono questo effetto stroboscopico. And if there is a concern about shadow flicker, e se c'è una preoccupazione riguardo a questo tipo di effetto, you can install a device that measures the amount of sunlight. E c'è un dispositivo che misura la quantità di luce solare. So that certain times of the year, if the shadow will affect someone, it will turn the wind turbine off. Quindi se in caso qualcuno venga colpito da questa luce solare, semplicemente la turbina si spegne. Typically in winter when the sun is low in the sky. Molto tipicamente d'inverno quando il sole è basso nel cielo. Obviously, you do not need to turn the wind turbine off at night. Ovviamente non c'è bisogno di spegnere la turbina eolica di notte quando non c'è il sole che produce questo effetto. Effetto stroboscopico oppure di sfarfallamento viene chiamato. And typically, if there is a problem, it's usually only 1 or 2 hours per year. E di solito se c'è un problema è solo due ore all'anno. So noise, wind turbines are distinctly audible. I rumori sono assolutamente udibili e in maniera molto chiara e distinta. They are not silent. Non sono macchine silenziose. And if anyone tells you that you will not hear the wind turbine,
Chiunque vi dirà che non ascolterete, non sentirete il rumore delle turbine eoliche, io invece vi garantisco che lo sentirete. Come? Even if you imagine you're hearing the wind turbine, anche se voi immaginate che la state ascoltando. I'll give you an example. Vi faccio un esempio. There is a very famous, very noisy wind turbine. C'è una turbina eolica molto rumorosa in Germany. In Germania. One blade. Una pala. So it has to go very quindi, fast. Siccome è di una pala, va molto molto veloce ed è rumorosa. So I went to a bed and breakfast just below the wind turbine. Io sono andato ad un bed and breakfast proprio sotto questa turbina eolica. I opened the window. Ho aperto la finestra. And I went to bed that night listening for the noise from the wind turbine. E sono andato a letto quella notte proprio con il rumore nelle orecchie di questa turbina eolica. And when I woke up I said this wind turbine is in fact very noisy. E quando mi sono svegliato la mattina dopo ho detto in effetti questa turbina eolica è molto rumorosa. I heard it all night long. L'ho sentita tutta la notte. But when the sun came up, ma al sorgere del sole, the windmill was not turning. La turbina non si accendeva. What I heard was the oil refinery next to it. Quello che sentivo invece era la raffineria di olio vicino. So we have made great progress in reducing the noise from. Quindi abbiamo fatto tanti progressi nella riduzione del rumore delle turbine eoliche. But one of the characteristics of wind energy. Ma una delle caratteristiche dell'energia eolica is noise is almost ever present. È che proprio il rumore è sempre presente. Because we want the wind turbine to be produced working all the time. Perché noi vogliamo che le turbine lavorino sempre, tutto il tempo, quindi questo rumore è costante. And so the sound will be coming from the wind turbine almost all the time. Quindi il rumore che viene dalle turbine eoliche c'è sempre. Not all the time, but it will seem like all the time. Anche se non è proprio sempre, però sembra che sia così, quindi sempre. The other thing that's important is that small wind turbines are noisier than big turbines relative to their size. Le turbine eoliche piccole sono più rumorose di quelle grandi in relazione alla loro comunque grandezza, dimensione. The noise is greatest downwind of the wind turbine. Il rumore è più forte sotto vento. So the noise is concentrated downwind. Quindi il rumore si concentra proprio sotto vento. But you can still hear it upwind. Ma si può anche sentire sopra vento. As I said, we've made great progress in reducing the noise from wind turbines. Come dicevo, ne abbiamo fatto comunque, ci sono stati grandi progressi per la riduzione del rumore, comunque delle turbine eoliche. So wind turbines today are much quieter than wind turbines of just 10 years ago. Quindi quelle che abbiamo adesso sono molto più silenziose e tranquille di quelle che c'erano 10 anni fa. And because we know how much noise each wind turbine produces. E siccome noi sappiamo esattamente qual è la quantità di rumore che produce ogni turbina. We can calculate how much noise you will hear if you live nearby. Possiamo calcolare esattamente qual è il rumore che verrà sentito, ascoltato da chi vive in quella zona. And every community has standards on how much noise is okay. Ogni comunità ha proprio degli standard per quanto riguarda quanto rumore va bene per and quella comunità. And this is why we need engineers to do the studies of the noise from the wind turbines, where we want to put the wind turbines and who lived nearby. Proprio per questo abbiamo bisogno di ingegneri che appunto studiano dove è meglio che vengano installate le turbine eoliche per la produzione di un rumore che sia meno fastidioso per chi abita in zona. And we know how much community reaction there is to noise. E noi sappiamo bene qual è la reazione della comunità al rumore. When the noise from the wind turbines is above the average level. Quando il rumore è proprio superiore al livello medio. So if the noise is much greater than the average, se il rumore è più alto della media, people will telephone you and call you nasty names. La gente comincerà a chiamarvi e a dirvi insomma cose poco carine. This is why we have the regulations.
Proprio per questo abbiamo delle regolamentazioni in materia. So everyone knows this information, this is not anything unusual. Tutti conoscete bene queste informazioni, non è niente di nuovo. So for birds and bats, we know that wind turbines can and do kill birds and bats. Noi sappiamo bene che ci sono uccelli e pipistrelli e questi vengono uccisi purtroppo. So for big projects we must do study before we put the wind turbines in. Before we build a big project, we must have people study the effects of the wind turbines on the birds and bats. Quindi prima di costruire queste turbine eoliche dobbiamo comunque studiare, avere persone che studiano questo fenomeno, cioè come non uccidere uccelli e pipistrelli. After we put the wind turbines in, we have to have people study if the wind turbines are killing more birds and bats than we expected. Quindi questo accade prima, c'è uno studio prima che venga costruita la turbina eolica, e dopo l'implementazione della turbina eolica bisogna studiare come ridurre l'impatto sugli uccelli e pipistrelli e se è cambiata in qualche modo, insomma. And that's what this ornithologist, this bird scientist is doing here. E questo è quello che fa questo ornitologo, questo scienziato, diciamo, proprio degli uccelli e dei pipistrelli qui in questo momento, in questa foto. But I am not convinced we need these studies for small projects. Ma io penso che non sia necessario avere questo tipo di studi per progetti piccoli. So we have had problems in the United States with birds and bats. Abbiamo avuto problemi con uccelli e pipistrelli negli Stati Uniti. The most famous problem is in the Altamont Pass in California. Il più grande problema è stato in California. It's east of San Francisco. A est di San Francisco. And the issue is unresolved. E il problema non è assolutamente risolto. We have killed 20,000 raptors in 20 years. Abbiamo ucciso 20,000 rapaci in 20 anni. And it may be necessary to remove the wind turbines. E potrebbe essere il caso di proprio rimuovere le turbine eoliche. But there's no decision. Ma non ci sono ancora decisioni in merito. So the area is being redeveloped with new wind turbines. Quindi l'area è stata risviluppata con nuove turbine eoliche. Maybe this will make a difference. Forse saranno diverse. Maybe it won't. Forse ci sarà quindi una. Quindi forse andrà meglio, forse andrà peggio, non sappiamo. This is the worst example in the world. Questo è il peggiore esempio al mondo. So yeah, okay. There are over 5,000 wind turbines in the Altamont Pass. Ci sono più di 5,000 turbine eoliche nella Altamont Pass, quindi sulla California, in California. So it's very difficult to study the problem. Quindi è un po' difficile studiare il problema perché è una zona ampia con molte turbine. Because there are so few birds killed relative to the great number of wind turbines. Anche perché ci sono molti pochi uccelli uccisi in relazione all'altissimo numero di turbine eoliche. But we have been studying this problem now for 10 or 15 years. Ma questo problema adesso è stato studiato da 10-15 anni. So this is an example again of the land area required by the wind turbines. Questo è un esempio della zona delle turbine eoliche di cui dicevamo. You need the land for the road. C'è bisogno di una zona per le strade. And the land for the area that the wind turbine stands on. È una zona per le fondamenta delle turbine. This again is an example from Minnesota. Questo è un esempio del Minnesota. Again from Texas. Qui in Texas. And so this gives you a sense of scale. We will talk about Schleswig-Holstein in Germany. Quindi questo ci dà un'idea delle dimensioni, no? Adesso parliamo della zona del Germania, this della Slesia. Yes. Della Alta Slesia. Good.
And there they have 1% of the land area. No, scusatemi, la Bassa Slesia è quella che è a nord. North by Denmark. Esatto, vicino alla Danimarca. Mm-hmm. Right. So what they have 1% of the land area has turbines. 9%. 1% of the. Allora, 1% della zona ha delle turbine eoliche. And they produce 50% of their electricity today. E loro producono il 50% della loro elettricità oggi. So the official policy of the state. Quindi la politica ufficiale di questo stato della Slesia del Nord is to produce 100% of their electricity with wind energy. È di produrre 100% dell'energia con l'energia dell'elettricità con l'energia eolica. So they passed a law to allow them to use 2% of the land area. Quindi è stata approvata una legge per cui si potrà usare il 2% della terra per arrivare assolutamente al 100% di produzione. And this is the area of Germany that has the most wind turbines per capita. Questa è la zona della Germania che ha più turbine eoliche per a testa, a persona, pro capite. Schleswig-Holstein has 1 kilowatt per capita. Quindi 1 kilowatt pro capite. But there are parts of this state that have a much higher concentration of wind turbines. Ma ci sono zone di questa regione che hanno anche una concentrazione più alta di turbine eoliche. Previously I told you about Nordfriesland. Prima vi dicevo della regione della Friesland del Nord. And they have 5 kilowatts per capita. Loro hanno 5 kilowatt per capita. I showed you a picture of Friedrich Wilhelm Lübke Koch, that's a polder in the part of Nordfriesland. Vi ho mostrato proprio una immagine di questa zona nord della Germania. Where they have 290 kilowatts per capita. Dove hanno 290 kilowatt pro capite. Where they 95% is owned by people. Dove il 95% è di proprietà della popolazione locale. So the message is, if you own a wind turbine. Quindi il messaggio è se voi avete di possesso di proprietà una turbina eolica. It's more likely to be acceptable to you. È molto probabile che sarà più accettata da voi stessi. So this is the typical spacing of wind turbines on the landscape. Questa è di solito la distribuzione dello spazio delle turbine eoliche sul paesaggio. And what's significant about this? Quello che è importante di questa tabella? That if you have small projects, they take even less land than big projects. Che se avete progetti piccoli prenderanno anche meno terra che per quanto riguarda i progetti grandi. Because the small projects can be put in special places so that they don't have to have a lot of roads. Perché i progetti piccoli danno la possibilità di costruire delle turbine eoliche dove non ci sono molte strade. So for example, a small project that un progetto piccolo che usa meno di 20 ettari di terreno only needs 3 hectares per megawatt. Ha bisogno solo di 3 ettari a megawatt. So this is the kind of information you need to know when you want to think about what the wind turbines will look like on the landscape. Quindi queste sono le informazioni che dovete avere in mente per capire qual è l'impatto delle turbine eoliche sul paesaggio. Okay, I will Patrizia. Okay. Well, I'll just continue. Now I will talk about it's 1 o'clock. I'll go to 1:30, okay? Is that big and we do the lunch break now? Huh? Do we do the lunch break now? Because we got a visit for the Oh, you're gonna do the visit. Yeah, we'd stop is perfect a place to stop. See. So you wanna take the microphone and explain that to everybody? Okay. Por favor. Vabbè, ora ci fermiamo qui. C'è il presidente della cooperativa che voleva mostrarci la cooperativa. L'impianto di il mulino, l'olificio, il frantoio, poi facciamo la pausa a pranzo e continuiamo nel pomeriggio. Vabbè, grazie.
Scusate, per chi non ha ancora firmato il registro delle presenze, lo faccio passare. Noi mettiamo il logo in onda, no? Sì. E poi c'è il ricordo qui, là, secondo me. Metti il logo, se si entra un po'. Ok, il microfono. Ok. Is everything okay, Paul? Yeah, everything is going fine. It's going fine? Yeah. As long as my back holds up, I'm okay. It's a wonderful amazing. Yeah, this is a community